realtà non sento niente adesso, neanche il fuscio di fondo. Quella roba là è sporco, ma che ti stai chiudendo. Hai i microfoni verdi? Allora, mi riesci? No, sono, hai i microfoni accesi? No. Perché io sento il rumore di sala, da dove puoi entrare? Ah, no? Forse quella su. Ah ok, no, va benissimo, non c'è problema, era per capire, stavamo rientro da qualche parte. Prova a toccarlo. No, era per l'audio, chiedo scusa. Ce n'è uno acceso da qualche parte. Questo qua. Mi fate cagare addosso perché avevo paura. No, lo spegniamo.
quando è rosso è acceso, adesso è acceso, quando deve essere rosso. Buonasera a tutti, collegati con noi questa sera dalla diretta streaming dal canale YouTube Centro di Medicina, un benvenuto. Naturalmente ci stanno sentendo anche coloro che hanno già preso posto a sedere. Ci sarà ancora una mezz'oretta circa da attendere, però mentre aspettiamo volevamo darvi un'anteprima di quello che sarà questo incontro con ospite il professor Paolo Crepè, la forza della fiducia tra genitori e figli nella prevenzione in noi stessi. Sono qui con me due dei tre ospiti che saranno con noi questa sera, il dottor Giuseppe Favretto, cardiologo, e la dottoressa Alessandra Patelli, medico dello sport. Dottor Favretto, veramente un'anticipazione. Si può, come vorremmo appunto noi, ragionare sulla fiducia nella prevenzione? Siamo usciti da un periodo difficile, quello del Covid, e dovremmo avere una sensibilità altissima da questo punto di vista. Ma è verosimile che solo se abbiamo fiducia tra noi pazienti e noi sanitari, professionisti sanitari, si potrà uscire da situazioni come questa, che in teoria potrebbero anche capitare in futuro. Credo che soltanto se esiste questo rapporto fiduciale importante tra chi in teoria eroga la salute e in chi la riceve e ne è beneficiato, si potranno raggiungere ottimi risultati. Allora, dottoressa Patelli, invece vengo da lei, favorendo naturalmente la camera che ci segue. Questa sera parliamo di fiducia. Lei è una dottoressa molto giovane, è stata anche per lungo tempo una atleta olimpionica e ha partecipato a delle olimpiadi come canottiera, quindi in merito al tema della fiducia in noi stessi sicuramente avrà molte cose da dirci. Sì, è una domanda che un po' mi mette in crisi, dopo vi dirò anche perché, nel senso che sembra scontata, ovviamente in positivo, ma in realtà è una domanda su cui ho riflettuto e sicuramente mi sono data anche una risposta, insomma, di cui poi magari parleremo. Non ci vuole svelare nulla. No, un po' di suspense. E qui si vede che siamo già ad alti livelli perché è già abituata appunto alle domande. Allora, ancora davvero poca attesa perché in cui mi riferisco a chi ci sta seguendo dalla diretta streaming dal canale YouTube Centro di Medicina, all'incirca attorno alle 20:30 cercheremo di essere puntuali qui dalla cantina Ponte, proprio da Ponte di Piave, per questo incontro aperto alla popolazione. Vi posso garantire, perché ce li ho davanti agli occhi, già una platea di più di 500 persone è quasi già seduta in attesa anche dell'arrivo per l'appunto del professor Paolo Crepè. Quindi qui chiudiamo questa piccola anteprima ringraziando naturalmente il comune di Ponte di Piave che ha patrocinato questo evento, la collaborazione importantissima della appunto Viticoltori Ponte, appunto di Ponte di Piave, e il partner, il main partner di questo evento, BCC Pordenonese e Monsile, e soprattutto l'associazione Serenissima Mutua con la direzione scientifica di Centro di Medicina Oderzo. A tra pochissimo, e naturalmente restate qui con noi sul canale YouTube Centro di Medicina. Oggi siamo qui a ricordare l'importanza della prevenzione.
l'importanza della prevenzione e della prevenzione precoce, sicuramente. Il tumore al seno purtroppo colpisce sempre più donne e sempre più in giovane età. Non possiamo fidarci assolutamente solo allo screening, diciamo, dei 50 anni. Bisogna pensarci prima, bisogna volersi bene e pensare che un semplice esame ci può salvare la vita. Mi fa molto piacere, in qualità di donna e in qualità anche di vicepresidente della provincia di Treviso, sapere che nel nostro territorio ci sono centri di medicina che hanno al loro interno macchinari all'avanguardia per la prevenzione e la cura del tumore al seno. Interventi come quello di oggi sono interventi che permettono ai nostri cittadini, alle persone, di essere davvero prese in cura ed avere un abito perfetto e costruito per ogni soggetto. Allora invito tutti i cittadini, anzi in questo caso le nostre concittadine, ad fare un'ampia attività di prevenzione, perché come ci è stato sempre spiegato, qualsiasi problema preso sul nascere viene ridotto e risolto in modo molto più rapido e più efficace. I dispositivi della diagnostica sono essenziali per una opportuna e necessaria prevenzione. Ho scelto una banca che lavora per lo sviluppo della mia comunità. Che sostiene le imprese come la mia. Che sa che c'è una piazza degli affari in ogni quartiere. Che reinveste tutti gli utili nel mio territorio, in cose utili per tutti. E arriva dove gli altri non arrivano. Siamo la più grande rete italiana di banche di credito cooperativo. Oggi lavoriamo insieme per guardare al futuro, rimanendo sempre al tuo fianco. Gruppo BCC Crea. Uniti siamo ancora più unici. Oggi, come ieri, siamo vicini a te, nei tuoi progetti di tutti i giorni. Ti garantiamo il coraggio che ti permette di intraprendere sfide sempre più grandi. Sempre con un impegno autentico, sempre con la solidità di una vera tradizione. Mm.
Per comprendere a fondo la nostra cantina, dovete affidarvi al suo nome, Ponte, e alla data che lo accompagna. Il nostro nome racconta l'unione di oltre 1000 famiglie di viticoltori veneti, donne e uomini di vigna e cantine, di lungimiranza, cultura enologica, di mani esperte, innovazione e tradizione. Vigne d'eccellenza, forse in attesa. Ancora un ponte fra la natura e il nostro lavoro. Giornate che trascorrono, guidate dai ritmi della natura. È il racconto di un territorio, di una vocazione che unisce la collina al mare. Un ponte lega la vigna alle nostre cantine. Una continuità profonda che non lesina innovazione e ricerca. Cantine dai grandi numeri, dove l'immaginazione è essenziale e la cultura tecnica la guida. Infine, sempre un ponte lega i nostri vini al palato e al cuore di chi li sceglie. Scoprendo etichetta per etichetta il risultato di tanta comune passione. Un ponte fenomenale di condivisione dal 1948. Oggi siamo qui a ricordare l'importanza della prevenzione e della prevenzione precoce, sicuramente. Il tumore al seno purtroppo colpisce sempre più donne e sempre più in giovane età. Non possiamo fidarci assolutamente solo allo screening, diciamo, dei 50 anni. Bisogna pensarci prima, bisogna volersi bene e pensare che un semplice esame ci può salvare la vita. Mi fa molto piacere, in qualità di donna e in qualità anche di vicepresidente della provincia di Treviso, sapere che nel nostro territorio ci sono centri di medicina che hanno al loro interno macchinari all'avanguardia per la prevenzione e la cura del tumore al seno. Interventi come quello di oggi sono interventi che permettono ai nostri cittadini, alle persone, di essere davvero presi in cura ed avere un abito perfetto e costruito per ogni soggetto. Allora invito tutti i cittadini, anzi in questo caso le nostre concittadine, ad fare un'ampia attività di prevenzione, perché come ci è stato sempre spiegato, qualsiasi problema preso sul nascere viene ridotto e risolto in modo molto più rapido e più efficace. I dispositivi della diagnostica sono essenziali per la opportuna e necessaria prevenzione. Thank you.
Ho scelto una banca che lavora per lo sviluppo della mia comunità. Che sostiene le imprese come la mia. Che sa che c'è una piazza degli affari in ogni quartiere. Che reinveste tutti gli utili nel mio territorio, in cose utili per tutti. E arriva dove gli altri non arrivano. Siamo la più grande rete italiana di banche di credito cooperativo. Oggi lavoriamo insieme per guardare al futuro, rimanendo sempre al tuo fianco. Gruppo BCC Crea. Uniti siamo ancora più unici. Oggi, come ieri. Siamo vicini a te, nei tuoi progetti di tutti i giorni. Ti garantiamo il coraggio che ti permette di intraprendere sfide sempre più grandi. Sempre con un impegno autentico, sempre con la solidità di una vera tradizione. Secondo te? Sempre per i nostri amici che ci stanno seguendo da YouTube, dal canale Centro di Medicina, ancora un po' di attesa e poi si comincerà. Ero qui con il presidente della Serenissima Mutua. Certo, presidente, cosa diciamo a chi ci sta seguendo? È una serata sicuramente da non perdere questa. Sì, buonasera a tutti, buonasera. Io credo che a questo punto fonderemo un fans club per il professor Crepè. Non ci ha sentito. Un fans club, potremmo salutarlo anche con un applauso allora per il professor Crepè. Così intanto vi do anche l'invito a chi è in piedi di prendere posto a sedere, perché questo ci aiuterà a capire bene ancora quanti posti a disposizione abbiamo. E naturalmente tutte le persone che non riusciranno a entrare, vi invitiamo, se avete degli amici o dei conoscenti, comunque di mandare il link della diretta streaming, perché potranno seguirla eventualmente anche da lì. La forza della fiducia tra genitori e figli nella prevenzione di noi stessi. Il professor Crepè è già qui con noi, tra pochissimo cominceremo. Ringraziamo naturalmente la cantina Viticoltori Ponte che ci ha ospitato. Abbiamo qui un consigliere comunale, la Paola Roma, che sindaco di Ponte di Piave, ancora alle prese con gli ospiti istituzionali che stanno arrivando. Invito ancora tutti coloro che non si sono seduti a sedersi, oppure anche a prendere posto ai lati della sala, una sala Botti che forse così gremita l'avevano vista soltanto alla presentazione del libro del governatore Luca Zaia, che tra l'altro appunto proprio in questa sala qualche settimana fa ha presentato il suo ultimo libro. Questa sera avremo ospiti insieme al professor Paolo Crepè, il dottor Giuseppe Favretto e la dottoressa Alessandra Patelli, specialisti di Centro di Medicina Oderzo, che è la partnership scientifica di questo incontro, patrocinato dal Comune di Ponte di Piave, main partner di questo evento, la BCC Pordenonese e Monsile e la Serenissima Mutua. Allora, ancora pochi minuti di attesa e poi daremo inizio a quella che ci auguriamo possa essere una serata davvero ricca di contenuti interessanti, e quindi possiate poi andare a casa, diciamo, soddisfatti. Ricordo tra l'altro per tutti i presenti che la serata si concluderà con un aperitivo offerto dalla cantina Viticoltori Ponti. Quindi dalla Sala Botti, da dove stiamo trasmettendo, vi diamo un saluto per rivederci ancora tra pochissimo con la diretta del nostro evento. A tra pochissimo. Oggi siamo qui a ricordare l'importanza della prevenzione e della prevenzione precoce, sicuramente. Il tumore al seno purtroppo colpisce sempre più donne e sempre più in giovane età.
non possiamo fidarci assolutamente solo allo screening, diciamo, dei 50 anni. Bisogna pensarci prima, bisogna volersi bene e pensare che un semplice esame ci può salvare la vita. Mi fa molto piacere, in qualità di donna e in qualità anche di vicepresidente della provincia di Treviso, sapere che nel nostro territorio ci sono centri di medicina che hanno al loro interno macchinari all'avanguardia per la prevenzione e la cura del tumore al seno. Interventi come quello di oggi sono interventi che permettono ai nostri cittadini, alle persone, di essere davvero prese in cura ed avere un abito perfetto e costruito per ogni soggetto. Allora invito tutti i cittadini, anzi in questo caso le nostre concittadine, ad fare un'ampia attività di prevenzione, perché come ci è stato sempre spiegato, qualsiasi problema preso sul nascere viene ridotto e risolto in modo molto più rapido e più efficace. I dispositivi per la diagnostica sono essenziali per la opportuna e necessaria prevenzione. Ho scelto una banca che lavora per lo sviluppo della mia comunità. Che sostiene le imprese come la mia. Che sa che c'è una piazza degli affari in ogni quartiere. Che reinveste tutti gli utili nel mio territorio, in cose utili per tutti. E arriva dove gli altri non arrivano. Siamo la più grande rete italiana di banche di credito cooperativo. Oggi lavoriamo insieme per guardare al futuro, rimanendo sempre al tuo fianco. Gruppo BCC Crea. Uniti siamo ancora più unici. Oggi, come ieri, siamo vicini a te, nei tuoi progetti di tutti i giorni. Ti garantiamo il coraggio che ti permette di intraprendere sfide sempre più grandi. Sempre con un impegno autentico, sempre con la solidità di una vera tradizione. Per comprendere a fondo la nostra cantina, dovete affidarvi al suo nome. Ponte.
e alla data che lo accompagna. Il nostro nome racconta l'unione di oltre 1000 famiglie di viticoltori veneti, donne e uomini di vigna e cantine, di lungimiranza, cultura enologica, di mani esperte, innovazione e tradizione. Vigne d'eccellenza, forse in attesa. Ancora un ponte fra la natura e il nostro lavoro. Giornate che trascorrono, guidate dai ritmi della natura. È il racconto di un territorio, di una vocazione che unisce la collina al mare. Un ponte lega la vigna alle nostre cantine. Una continuità profonda che non lesina innovazione e ricerca. Cantine dai grandi numeri, dove l'immaginazione è essenziale e la cultura tecnica la guida. Infine, sempre un ponte lega i nostri vini al palato e al cuore di chi li sceglie, scoprendo etichetta per etichetta il risultato di tanta comune passione. Un ponte fenomenale di condivisione dal 1948. Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata. Un po' avete sentito la presentazione fatta appunto per i nostri amici che ci stanno seguendo attraverso il canale YouTube Centro di Medicina. Come potete immaginare, ci sono tante persone fuori, quindi ribadisco quello che ho detto prima: se conoscete qualcuno che è fuori, dategli l'indirizzo YouTube perché possa comunque seguire e beneficiare di questa bella serata che ci auguriamo anche molto interessante. Non nego che quando con il sindaco Paola Roma abbiamo immaginato di discutere tematiche con gli ospiti, ai quali tra l'altro stiamo dando le spalle, non è educato, ma in questo momento vogliamo salutarvi e darvi il benvenuto. Non ci aspettavamo sicuramente così tanta partecipazione, però tanto è, quindi vuol dire che i temi che andremo a trattare, quindi il tema della fiducia soprattutto nel rapporto genitori e figli, nella prevenzione e in noi stessi, è un tema molto sentito. Do subito la parola a Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, per un saluto. Buonasera a tutti, e io per iniziare credo che la cosa più bella sarebbe accogliere tutte le persone che sono qui grazie alla disponibilità della Viticoltori Ponte, e quindi chiederei un applauso perché è un'azienda che raccoglie 1200 soci del nostro territorio. Quindi ringrazio il presidente, i direttori e i collaboratori che abbiamo invaso, Marco, quest'area. Ringrazio in particolare la BCC Pordenonese Monsile, il presidente, la Serenissima Mutua, e naturalmente saluto ovviamente tutte le istituzioni che sono qui presenti, a partire dai colleghi sindaci, dalla regione, dalla presenza delle forze dell'ordine, dalla nostra azienda sanitaria e il centro di medicina. Marco, lo ringrazio perché oltre a questo siete radicati nel territorio e, come ho sempre ricordato, ci deve essere sempre un lavoro di collaborazione e di squadra nei territori. Io dico solo una cosa, professore: sei venuto a Ponte di Piave, era il maggio del 2016,
abbiamo inaugurato un asilo nido Bimbi Ponte in quel di Ponte di Piave, e con orgoglio, quando tu mi dicesti: un amministratore non guarda i prossimi 3 anni, ma guarda i prossimi 10, l'asilo nido sta vivendo, e credo che questa sia una più bella immagine di un territorio, di genitori, famiglie che si impegnano, perché qui stasera c'è anche il mondo della scuola, il mondo dell'istituto comprensivo e i comitati dei genitori che con noi collaborano. Sempre a disposizione, grazie per essere qui stasera, professore. Allora, accanto a me c'è il presidente della cantina che ci ospita. Presidente, due parole telegrafiche, però è un'accoglienza meravigliosa. Grazie a tutti, vedo tanta gente, vuol dire che il tema è importante e ci interessa. Ci scusiamo con chi non ha potuto entrare. Credo che sia la presenza del professor Paolo Crepetta, ha naturalmente portato tutta questa gente, perché l'argomento è sicuramente di grande attualità. Il rapporto di fiducia fra i genitori e figli. La famiglia è la cosa più importante che abbiamo, e quindi credo che questa presenza significhi veramente una cosa importante, perché ci crediamo. Il mio saluto a tutti voi, saluto al sindaco, grazie al sindaco Paolo a Roma, agli organizzatori, Centro di Medicina, Serenissima Mutua, la Banca Pordenonese Monsile e quanti si sono adoperati. Il mio saluto è il saluto di tutta la nostra famiglia cantina di Ponte di Piave, che comprende i soci, il personale e il consiglio di amministrazione. Grazie a tutti. Grazie presidente, li ha citati. Allora vado subito da Laura Giannone, che è il direttore del centro di medicina, una donna, perché è un'azienda al femminile principalmente. Facciamo servizi, ma anche ci crediamo molto nella prevenzione, tanto che siamo qui a parlarne. Sì, assolutamente. Buonasera a tutti. Dunque, il centro di medicina è un network della salute con 43 sedi dislocate nel territorio, in più regioni, con 2 cliniche a Padova e a Milano, ed eroga servizi sanitari, ma grazie ad occasioni come queste si inserisce proprio nel sociale, come dici tu, e riesce a farsi promotore, promuovere le informazioni che possono cambiare gli stili di vita, la prevenzione, l'educazione, perché in tempi come questi, dove i valori stanno un po' andando in discesa, valori anche come l'educazione, è importante fare formazione. Quindi questi eventi sono preziosissimi, dove le persone vengono messe al centro, dove ci sono i valori da dover ricostruire, perché secondo me c'è una base culturale da dover rinnovare, per poter offrire e trasferire ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, i valori di cui abbisognano per andare avanti nella loro quotidianità. Quindi benvenga, grazie per la disponibilità del luogo, del tempo, grazie a chi ha organizzato ed è riuscito a riuscire bene questa serata che si preannuncia interessantissima. Io ho preso paura dalla fila che c'era fuori, veramente, quindi insomma grazie a tutti, ed è un onore rappresentare il centro di medicina inserito nel sociale, nel territorio. È vero, siamo un'azienda al femminile con 900 dipendenti, e questo è motivo ancora di più di orgoglio per fare formazione e prevenzione in tutti i sensi. Vedo le amiche di Amiche per la Pelle, per la prevenzione del tumore al seno, di cui siamo promotori, ma insomma tanta altra prevenzione, non solo nella salute, grazie anche agli ospiti di questa sera. Allora, grazie a Laura Giannone, e verrei al presidente Mauro Verona, che ha creduto in questa iniziativa fin dall'inizio. Sì, grazie, buonasera. Dicevo prima al professor Crepè, a questo punto fonderemo un fans club a lei dedicato. Lui ha detto no, calma, vediamo, aspettiamo un attimo, no, professore. Vi porto i saluti, intanto ringrazio dell'ospitalità di questa bestissima location, saluto la dottoressa Roma, che con la quale abbiamo organizzato questa serata. Vi porto i saluti del Consiglio di Amministrazione della Banca, qui ho il Presidente, Antonio Zambellan, ci sono anche alcuni consiglieri, vedo Guiberto, ci sono altri qui sparsi nella sala. E ringrazio che hanno voluto che fosse la Serenissima Mutua a rappresentare la banca stasera. Siamo una delle organizzazioni, non siamo l'unica, che opera in ambito di solidarietà in nome e per conto della banca. Abbiamo centinaia di volontari che ogni mattina si alzano, offrono gratuitamente il loro tempo per il territorio che noi rappresentiamo. E questo ci fa onore. Però ci chiediamo anche, in questo momento in cui di grande trasformazione socio-economica, un momento di trasformazione epocale, ci chiediamo, ma noi riusciremo, e trasmetto la domanda al professor Crepè, noi riusciremo a trasmettere questi valori? Proprio in questi giorni la nostra banca compie 140 anni, il nostro movimento. L'articolo 2 del nostro statuto dice che dobbiamo trasferire parte dell'utile d'esercizio alla crescita e allo sviluppo del territorio in cui operiamo. E noi chiediamo al professor Crepè, riusciremo a trasmettere questi valori? Riusciremo a essere custodi della fiamma o custodi delle ceneri?
Pongo la prima domanda al professore. Grazie a tutti e buona serata. E allora chiudiamo con la massima autorità, la Regione del Veneto, quantomeno questa sera parleremo anche di prevenzione. Abbiamo qui il consigliere Roberto Bett. Un saluto, penso, doveroso a questa grande partecipazione, a questa grande platea di questa sera. Grazie, buona serata a tutti. Beh, a nome della Regione non posso che fare i complimenti agli organizzatori, al sindaco Paola, a chi ci ospita in questa straordinaria cantina. In una serata in cui si tratta un tema particolare, secondo me molto interessante perché mi interessa anche personalmente, che è il rapporto con genitori figli. Noi spesso deleghiamo alla scuola, alle politiche sociosanitarie, ai comuni, a tutta una serie di agenzie, alcuni problemi che dobbiamo gestire invece in casa, e in casa spesso non abbiamo la formazione perché genitori si nasce, si diventa, e non c'è una scuola di formazione per diventare genitori. E quindi il fatto che tante persone probabilmente questa sera sono qui è perché c'è un estremo bisogno di formazione e di capacità di capire come si sta evolvendo il mondo e come potremo affrontare le nuove sfide, soprattutto in un mondo sempre più digitale, sempre più complesso, che mette certe volte a dura prova anche la Regione e le politiche sociali della Regione. Tra l'altro saluto gli amministratori qui presenti e anche i rappresentanti dell'US, so che c'è il dottor Rigoli e altri qui con noi, e quindi complimenti ancora e benvenuto al professor Crepè, e complimenti anche agli altri due relatori, la dottoressa Patelli e al primario, il dottor Favretto. Grazie e buona serata a tutti. Allora, invito le autorità a prendere posto, ringrazio per la loro bontà per avervi dato questo saluto introduttivo e direi subito di entrare nel vivo, nel tema di questa sera. Abbiamo tantissime cose da dire, quindi vado stretto sui preamboli e vado subito con la slide numero 3. E leggiamo insieme la fiducia, che cos'è? Atteggiamento verso altri o verso se stessi che risulta da una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle altrui o proprie possibilità e che generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità. Insomma, lo dice la Treccani, possiamo, io credo, crederci. Eppure, in questi giorni, oggi poi ho avuto una conferma, se andiamo alla slide successiva, quella fuori programma, ho avuto veramente un brivido perché mi sono chiesto in merito, e qui forse usciamo dal tema, ma di fiducia stiamo parlando, professor Crepè, in merito al tema dell'intelligenza artificiale. Elon Musk, voglio dire, e sentiamo da che pulpito, dice l'intelligenza artificiale è un rischio per l'umanità. Insomma, veramente una frase forte. Come possiamo rispondere a questa considerazione, professore? Facciamo lavorare da subito. Ecco, questa sera. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Non lo so, io non mi fido dell'intelligenza artificiale, ma neanche tanto di chi prima ha messo miliardi di dollari, poi adesso li toglie. Poi, insomma, mi pare che l'umanità non può dipendere da dei giochini di borsa o da dei giochi, con tutto rispetto, di Silicon Valley. Credo che ne vada di mezzo la nostra vita. Se succede, ed è successo la settimana scorsa, che dei professori dell'Università di Firenze, leggendo le tesi di laureandi e laureande, hanno avuto il dubbio atroce che quello che era stato presentato non fosse farina del sacco di quei ragazzi, di quelle ragazze, ma fosse stata fatta con una chat di intelligenza artificiale, io penso che chi non è preoccupato di questo è un totale imbecille, con cui non voglio neanche parlare, perché non perdo tempo, non mi pare che sia talmente evidente. Poi Musk dice una cosa sicuramente vera, però poi bisogna essere conseguenti da questo. Dice questa cosa può essere data in mano a persone pericolose. Ci dica chi, ci dica a chi si riferisce, perché noi non possiamo essere solo preoccupati per una guerra in atto, perché quella si vede, purtroppo si vede,
e si contano i morti tutti i giorni. Poi ce n'è un'altra che forse non si vede. Però io non ho nessuna competenza per dire succederà questo. So che... Guardi, molto alcuni anni fa, l'anno mi pare prima del Covid, io fui invitato da dei giovani, giovani, non giovanissimi, che si occupavano di intelligenza artificiale. Erano tre persone, il più vecchio aveva 35 anni, e ne parlavano con grande competenza e io ero ovviamente, giustamente, curioso di tutta questa cosa qua. Ho ascoltato e poi ho fatto una domanda. Se quello che state dicendo oggi, qui, si avvererà, e ci siamo, io cosa devo fare nella mia vita? Cosa mi rimarrà da fare, visto che l'intelligenza artificiale farà tutto? E lui mi ha detto, guardi, una cosa sicuramente, portare il cane al parco a fare pipì. Ecco, allora, io non voglio fare questa vita qui. Non la voglio fare. Io sono contento di stancarmi. Io sono felice di stancarmi. Ho fatto 600 e passa chilometri per venire qua. Domani ne faccio altrettanti. Dopodomani ne faccio ancora di più. C'ho una certa età, ma non me ne frega niente. Voglio tentare di continuare a vivere. A me non interessa. Cosa volete? Che il prosecco lo faccia l'intelligenza artificiale? Lo farà. È possibile fare tutto. Bastano 3-4 fotografie di ortaggi e l'intelligenza artificiale in 3 minuti ti dà una ricetta mai scritta prima. Se non siete preoccupati per i laureati, sarete preoccupati per i cuochi o no? L'altro giorno in treno, chiudo, perché lei mi ha fatto una domanda, non è così semplice, bisogna insistere su queste cose qua. Incontro, dopo tanti anni, un mio carissimo amico che è probabilmente il più noto architetto italiano della seconda generazione dopo Renzo Piano, Fuchs, eccetera. Parliamo del più e del meno e mi dice dei suoi 120-130 ragazzi e ragazze che lavorano con lui, 120-130, giovani architetti, designer, eccetera, 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 dico bene, parliamo di intelligenza artificiale. Ah, dice sì, sai, abbiamo provato l'altro giorno, c'era un ragazzo molto bravo che è iscritto a questa chat, 20 euro al mese, 20 euro al mese, più o meno con un po' come Netflix giù di là, abbiamo interrogato la chat, voglio una poltrona, questo signore che si chiama Mario, questi sono i dati, materiale, bla 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 bla. Tanto, ti prendi un caffè nel frattempo, è arrivata la poltrona. Non è arrivata solo una poltrona, è arrivata una poltrona che è di proprietà, copyright di quell'architetto, in 3 minuti. Io gli ho detto, sei morto. E lui ha detto, certo. Perché se il mio lavoro è sostituibile in 3 minuti da qualche cosa, e se io tra un mese chiederò una nuova poltrona, mi darà una nuova poltrona, perché nel frattempo si è up to date, cioè si è aggiornata. Allora, questo non è per paventare chissà che cosa, questo l'abbiamo voluto noi da decenni, perché abbiamo scelto la via comoda. Quando scegli la via comoda, il crinale è segnato. Se noi scegliamo la comodità, scegliamo di spegnere il cervello. Se spegniamo il cervello, ci assumiamo delle responsabilità. Dottoressa Patelli, adesso... restando sul tema della fiducia, andiamo a toccare un altro ambito, qui dall'intelligenza artificiale all'ambito sportivo, forse c'è una sorta di baratro nel mezzo, no? Ma in realtà c'è sempre il tema della fiducia. A me viene sempre in mente quando un giovane ragazzo magari va a fare la visita medico-sportiva, che pure è obbligatoria per fare l'attività agonistica,
e magari gli dovesse essere data la notizia che quella visita naturalmente ha portato un esito negativo, per cui comunque non potrà più fare agonismo. Ecco, come si giustifica in qualche maniera questa cosa? Perché da un lato verrebbe da scappare, perché devo fare poi questa visita? Posso fare sport anche senza farla. E dall'altro lato c'è anche un po' il tema della fiducia. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie al Centro di Medicina per avermi chiesto di partecipare a questa serata, ma soprattutto grazie per aver dato voce a un medico dello sport, perché credo in maniera molto sincera che un po' nella percezione della popolazione e forse anche tra qualche collega, noi siamo un pochino degli underdog, per usare un po' un inglesismo che è anche diventato famoso recentemente. Siamo un po' degli sfavoriti, nel senso che credo che nessuno qui o pochi abbiano un medico dello sport di fiducia e la visita viene un po' prenotata dove si trova, dove costa meno, eccetera. Quindi lo so, ne sono consapevole, però penso anche che lo sport, l'esercizio stia avendo finalmente un po' di importanza, quella che merita, e sono contenta di potervi parlare di medicina dello sport. Per rispondere un po' alla tua domanda, credo debba essere fatta un po' una premessa su che cos'è la medicina dello sport, cos'è la visita medico-sportiva e perché c'è, perché mi rendo conto che un qualcosa di obbligatorio non è mai ben accetto. La visita medico-sportiva è una visita molto completa, soprattutto cardiologica, ma non solo, va a toccare altri apparati. E l'obiettivo è la prevenzione, quello di cui ci parlerà anche il dottor Favretto stasera, è una prevenzione primaria, quindi io ricevo pazienti che si sentono sani, fanno sport, e lo sport è la massima espressione, no, di benessere e di salute. Il nostro obiettivo è cercare di andare a intercettare, prima che si verifichino degli eventi anche spiacevoli, qualche patologia. Nasce ormai più di 40 anni fa, quindi è da tanto tempo che c'è, e ci sono tanti studi che sostengono la nostra visita. Io sono atleta anche, poi forse lo diremo, e quindi lavoro molto con i numeri e ho sempre lavorato con il cronometro e quindi per me i numeri sono importanti. E un grossissimo studio fatto dall'Università di Padova, che è un po' il nostro cardine, studio cardine, nei primi anni 2000, dopo tanti anni di studio, ha dimostrato che intanto lo sport può essere pericoloso, perché è bellissimo, io l'ho praticato tanto, ho avuto anche io degli stop di salute, perché purtroppo se c'è un substrato può diventare pericoloso. Ma allo stesso tempo la visita medico-sportiva ha ridotto nell'arco di circa 15 anni dell'89% nella popolazione di sportivi l'evento morte improvvisa, che purtroppo è l'evento che fa più clamore e che spaventa anche noi medici dello sport. Per venire poi alla domanda, noi medici dello sport non siamo dei cattivi che vogliono bloccare la popolazione e trovare, no, il contrario. La percentuale di diagnosi di patologie per cui una persona è non idonea non è tanto alta, proprio recentemente è stato visto che nell'arco di circa, insomma, su 22.000 atleti valutati tre volte nell'arco della loro vita è dello 0,3%. Non tanto, quindi non è che tutti, però purtroppo ogni tanto bisogna dire stop, e bisogna dirlo sia a ragazzi giovani, dove spesso si trovano malattie genetiche, e quindi le si ritrovano anche nei genitori, e qui sarebbe utile sicuramente il professor Crepè, perché vai a minare tutto quel rapporto di fiducia che c'è tra genitore e figlio, tu mi hai passato la malattia, il bambino, il ragazzo si arrabbia, il genitore si sente in colpa, insomma è un ambiente molto, cioè la situazione è molto complicata anche dal punto di vista medico, sia magari a un atleta sessantenne che ha fatto attività fisica per tutta la vita e che gli viene detto tu da domani non puoi farla. Capisco, non è bello anche dal lato medico, però bisogna avere fiducia nel medico dello sport, nel senso che finalmente, per fortuna, e soprattutto nel nostro territorio, siamo fortunati, esiste tutto un filone nuovo, che secondo me è il nostro futuro di medici dello sport, di prescrizione dell'esercizio. Non vogliamo più bloccare le persone, ma
fargli fare sport o esercizio senza metterli ovviamente in pericolo, ecco. Quindi diciamo che la fiducia deve essere un po' nel dopo, che esiste, non vogliamo solo bloccare, ma l'esercizio, lo sappiamo molto bene, è molto importante, quindi non è solo tutto negativo, c'è anche una parte positiva. Dottor Favaretto, allora, usciamo da un periodo di Covid abbastanza stretto, abbiamo sentito dire appunto che l'attività fisica è importante, ma dopo questa grande lezione che abbiamo ricevuto, la fiducia nella prevenzione è aumentata o è rimasta agli indici precedenti pre-Covid? Ma la fiducia nella prevenzione è uno dei grandi problemi che hanno tutti quelli che operano nel campo della prevenzione. Adesso, naturalmente, io da cardiologo, e vi ringrazio di essere qui e vi saluto anche da parte mia, mi dovrò occupare soprattutto della prevenzione cardiovascolare, ma se ci pensate di prevenzioni ce ne sono tante. Qui ci sono delle persone che sanno quanto importante sia, per esempio, la prevenzione, che so, degli infortuni sul lavoro, delle morti sul lavoro, la prevenzione delle problematiche alimentari, la prevenzione per quanto riguarda alcune malattie che sono effettivamente prevenibili. Ho visto seduto tra di voi anche la persona che nell'ULS 2 si interessa di queste cose in maniera molto approfondita e molto valida sul piano professionale. Ecco, io mi limiterò soltanto a questo, perché da povero cardiologo di questo mi interesso, però capisco che può essere altrettanto importante prevenire gli incidenti stradali che prevenire le malattie cardiovascolari. Dopodiché, facendo la vecchia battuta di Catalano, prevenire è meglio che curare, su questo credo che siamo tutti d'accordo. Dov'è il problema? E dove si pone e dove entra il concetto della fiducia. Che se io ho il soggetto davanti a me, guardo i suoi dati, capisco che può essere la prima cosa che facciamo noi, quando uno si siede davanti a noi, è cercare di capire qual è il rischio cardiovascolare di quel soggetto, che può essere basso, fortunato lui, può essere molto alto, anche in assenza di sintomi ovviamente, anche in persone, come diceva Alessandra, clinicamente sane, cioè tra virgolette non malate. Però noi sappiamo che avendo tanti fattori di rischio è molto probabile che quella persona incappi in un evento cardiovascolare. E per essere chiari vuol dire ictus o infarto. Questi sono i due grandi. Allora, la fiducia qui è fondamentale. Perché? Perché io devo rapportarmi da medico con una persona che non ha le mie conoscenze, ma con la quale non posso, e poi credo che il professor Crepetta entrerà quando parlerà di genitori e figli, perché genitori e figli una volta era un rapporto asimmetrico, io sono papà, tu fai questo perché sono papà, non importa che ti spieghi perché devi fare questo. Noi medici facevamo uguale qualche decennio fa. Il concetto del medico paternalista era questo. Tu fa questo, non importa perché. Perché te lo dico io? Questa è fallita. O comunque non possiamo più metterla in pratica. Adesso non dico che sia simmetrico, perché il medico è comunque gerarchicamente un po' sopra al soggetto o al paziente. Ma io devo convincerlo che deve fare delle cose per prevenire una cosa che in quel momento non gli crea nessun problema. Per cui io devo dirgli, tu devi dimagrire, devi andare a correre, che costa fatica, per non avere una cosa che forse potrebbe avere. È chiaro che se qui non hai la fiducia, cioè quel rapporto di condivisione dei problemi, non otterrai mai lo scopo per cui ci stai provando. Allora, chiedo alla regia se mi manda la scheda numero 9. Professor Crepè, veniamo a un tema che è veramente ormai un grande classico, perché poi quando sento parlare di social network associati ai giovani,
resto un attimino sulle mie perché dovremo associarli anche agli adulti. I dati che ho in questo momento sono che internet fa più 4%, mentre i social network fanno più 80% nei giovani, cioè ormai sono diventati la principale fonte di approvvigionamento delle informazioni e anche di scambio delle informazioni. Ma da dove nasce la convinzione che ci si può fidare di questo sistema? Non ne ho la più pallida idea, no? Nel senso che io non mi fido, quindi alla persona sbagliata a cui porre questa domanda. Non mi fido perché è cominciato un social network dicendo che eravamo amici e non ci conoscevamo neanche. Abbiamo continuato con una cosa che si chiama social network, abbiamo capito che sono a social network. Poi è arrivata l'intelligenza artificiale che è un po' scema, quindi perché mi dovrei fidare di chi racconta delle balle? È chiaro che è un gioco totalmente disonesto, perché ci racconta una realtà. Come fai a dire, a insegnare a dei ragazzi, penso a delle ragazze, che la tua immagine corporea che tu devi accettare è quella filtrata? Come fai a stabilire che la verità sia un falso, per definizione? Perché tu ti fai una foto, usi i filtri e diventi pazzesca. Il problema è che poi devi andare al bar con gli amici. E pazzesca non sei. Però intanto ha circolato quell'immagine lì. Quindi dico una sciocchezza che naturalmente voi riterrete che sia una cosa assolutamente non determinante, ma l'autostima così viene distrutta. Poi vi chiedete come mai sia un tasso così. Allora, io ho finito adesso, ho consegnato 2 settimane fa, i risultati di una ricerca che è durata l'anno scorso sul rapporto tra social network e la cosiddetta generazione Z. Un disastro. Una percentuale di ansia tra gli adolescenti spaventosa. Una quantità di paura. Vi dico una parola che forse conoscerete, che si chiama ghosting. Il ghosting è il fenomeno più frequente nei social, cioè tu hai rapporto con tizio o tizia, pensi che sia un tuo amico, forse diventa l'amante, non so che cosa diventa, poi improvvisamente sparisce nel giro di un secondo. Allora, siccome l'interruptus, non voglio entrare in termini che poi... Ma Freud diceva che non faceva bene, non chiedetemi che cosa aveva interrotto secondo Freud, però quella roba lì non andava benissimo, faceva venire la nevrosi, secondo Sigmund. Adesso sono miliardi di interruptus e nessuno se ne occupa. Ma ci hanno pagato? Cioè, io penso che uno può essere d'accordo solo se è pagato, solo se ha delle royalties. Allora capisco, perché gli affari sono affari. Ma se uno non è pagato, allora sei proprio cretino. Perché noi stiamo distruggendo una giovane generazione, e non solo quella, perché il ghosting non funziona solo con i quindicenni e i sedicenni. Temo che ci siano anche degli amministratori delegati che spariscono o subiscono la disavventura, perché non mi verrete a dire questa sera qui la favoletta che i social sono robe da ragazzi e da ragazze, perché c'è qualcuno che è sui social in questo momento e non siete ragazzi e ragazze, quindi non mi raccontare le balle. Siamo dipendenti. Io ho cominciato con l'eroina nel 1976, mi sono occupato degli eroinomani, ma erano pochi. Adesso sono molti i dipendenti. Allora, il problema è il motivo della dipendenza o la dipendenza in sé per sé? Perché se è la dipendenza siamo fritti, perché adesso ce n'è molta di più.
Vogliamo fare una prova? Mettiamo che adesso in questo istante ci sia qualche cosa che succede qui, una volta mi è successo, è stato esilarante, per cui non piglia più il vostro telefonino. Ma c'è della gente che dà i numeri. C'è della gente... E il WhatsApp, la cosa... L'altro giorno c'era un signore, un giovane, nella mia carrozza, io scelgo carrozza silenzio, apposta, e c'era un giovane che si era seduto, eravamo a Milano, e ha annunciato, eravamo fermi, quindi non ho detto niente, che lui avrebbe fatto 3 call. E ho detto, benissimo. Quando si è morso il treno, gli ho detto, le devo dire una cosa, caro signore, lei non fa nessuna call. E perché? Perché siamo nella carrozza silenzio. Ho visto proprio alzata la temperatura, battito cardiaco, cioè poveraccio, aveva la scimmia. Io gli ho detto, si calmi e vada nel gabinetto, faccia qualcosa, ma qua non farà call, non può neanche parlare al telefono, non può fare niente. Non sto scherzando. Questo era un signore chiaramente in difficoltà. Ma questo è la... Provate voi, chiedetevi chi domenica va in un posto delle Alpi dove non piglia. Forza e coraggio, avanti Trevigiani, che così facciamo meno i fenomeni. Voglio vedere chi è che va in un posto, sarà un chilometro quadrato dove non piglia. Non so, spero che... Perché voglio vedere chi ci va, a parte gli ottuagenari in cerca del paradiso. A parte quelli, o non so, i pazzi, gli schizofrenici, non lo so chi ci può andare là. Però portateci un ventenne, dai. E se l'amorosa mi chiama, non so io. Perché una volta come succedeva? Non è che siamo morti. Allora, pensare che adesso siamo intelligenti e una volta eravamo stupidi è una percezione patologica della realtà. Non è vero, non è assolutamente vero. Come si fa a dimostrarlo? Come si fa a dimostrare che oggi siamo... Anzi, io penso che l'intelligenza non sia più così utile. Ci sono tante persone che dicono, ma perché dobbiamo essere intelligenti? È una fatica enorme. Essere intelligente è una fatica, perché non è che viene dal DNA, giusto? È una fatica. Perché? Ma anche nel mondo dello sport, secondo me, ma chi glielo fa fare Sinner di allenarsi così tanto? Ma ci sarà qualcuno che ha l'età di Sinner, 20 anni, credo 21, che dirà, ma mamma mia, ma sei matto. Sì, una conferenza stampa ci sto. Adesso tutto l'inverno fare i pesi, ingrossarmi e diventare numero 10 del mondo, magari ci pensiamo. O no. O tutto questo dico cose strane che voi non condividete. Bene, questa è la realtà dei fatti, è questa qua. Non ditemi che sono pessimista, l'altro giorno c'era, scusi, un sindaco che si è alzato, ha detto lei è pessimista. No, io sono ben informato. È una cosa diversa. Molto diversa. E chi pensa che qua dobbiamo venire a... Io non sono un prete, non do la benedizione delle palme, quindi non vengo qui a dire bene così, andiamo avanti, non sono così, non faccio questo mestiere. Io faccio il mestiere di leggere, ascoltare le persone, perché poi voi non potete dirmi che io sono pessimista e riaccendo il telefonino tra un'ora e trovo 30 mail di genitori disperati. Le vogliamo leggere assieme? Me le invento? Pensate che vengano tutte da un posto maledetto della terra? E allora, c'è qualcosa che non torna. E allora proviamo, perché a osservare le cose sono capaci tutti, anche i mediocri. A prevederle i talentuosi. Questa è la differenza. Noi stiamo osservando le cose. Siamo dei marinai che hanno deciso di tagliare l'albero, di tirar giù tutto, vele comprese, e ci facciamo portare dalla marea. Va bene così?
ci abbandoniamo alle correnti, metaforicamente parlando? È così? Siete sicuri? Ma chi le scopre l'America? Tra 5 anni chi scoprirà un nuovo mondo? Nessuno. Perché? Perché non c'è niente da scoprire. Ah sì? Ma se fosse così, il signor Musk non metterebbe miliardi e miliardi di dollari per andare su Marte. Eppure lo sta facendo. E l'uomo più ricco del mondo sta investendo lì. Come mai? Perché lui forse ha una visione giusta, sbagliata, sta scappando dalla Terra. Ve lo dico perché io 2 mesi fa, prima di Natale, a dicembre, ho conosciuto un signore che farà parte dell'equipaggio. Adesso gira intorno al mondo, tra 2 anni scarsi, e poi partirà per Marte. È un signore, se volete sapere tutto, è tedesco, ha 50 anni, è un figo pazzesco perché ovviamente fa più sport di lei, perché si deve mantenere, perché andare su in 50 secondi, andare in atmosfera non è proprio una roba, non so quante giga sia, dico, neanche un pilota della Ferrari sopporta quegli sforzi, quindi è pazzesco, ci vuole passione, ha una sua visione e guarda caso sta scappando dalla Terra. Vuol dire che qualcosa c'è da scoprire. Allora io per esempio vorrei che questa Terra fosse migliore invece che scappare da questa Terra. Io vorrei occuparmi di questa Terra, vorrei pensare che continui ad essere un posto vivibile. Vorrei capire quello che dicono tutti, da Bill Gates in giù, che ci possono essere delle altre epidemie. Ma è ovvio che ci saranno delle pandemie. È sicuro, siamo 8 miliardi. Ma scusate, se c'è una città dove ci abitano 60-70 milioni di persone, se uno fa un colpo di tosse, ci sono 70 milioni lì. È complicato, no? Quindi bisogna capire che cosa sta succedendo, chi se ne intende, sa che ci sono dei virus che possono essere mutanti, che ci sono delle cose che oggi hanno le galline e che domani potremmo avere noi. No? Sì, perché se parli con gli immunologi te lo dicono. È così. E allora bisognerà avere una capacità di prevenzione, una capacità di previsione, una capacità di investimento economico pazzesco in ospedali, servizi del territorio, bla bla bla, qua in questo paese e in questa regione. Io mi sono laureato in questa regione. Ai miei tempi questa regione aveva i migliori ospedali d'Italia. Bene, adesso vorrei sapere se il rapporto tra popolazione e medici di base è soddisfacente. Penso che mi diciate di no. E allora cosa abbiamo fatto fare agli ospedali? Se non c'è la medicina di base, l'ospedale si ingolfa. Basta una banale influenza, pronto soccorso è pieno. Ovvio, siamo vecchi. Rispetto a quando mi sono laureato io, abbiamo una media di quasi 10 anni di più di aspettativa di vita. Cosa facciamo? Questo dovrebbe dircelo il dottor Favretto, che si occupa di prevenzione primaria e secondaria, cardiologo. Cosa facciamo? Cosa facciamo, dottor Favretto? Per fortuna lo passo di qua. Di fronte a questa popolazione che ha bisogno di servizi. No, dobbiamo portare avanti il tema della prevenzione, perché altrimenti non ce n'è per tutti. Quello che dice il professor Crepè è perfetto. Noi abbiamo un'aspettanza di vita che è aumentata. E tra l'altro ha superato gli 80 anni ormai, solo 20 anni fa. Eravamo 10 anni di meno, anche se 2020-2021 è un pochino scesa, superato il Covid tornerà a crescere, ma non è certo legata al fatto che siano diminuiti gli ospedali. È vero, sono diminuiti gli ospedali, perdo solo un minuto per inserirmi su questo, perché, e lo sanno benissimo tutti
le autorità istituzionali che sono qua, a livello di Nazione Italia, noi dal 2012 al 2018 abbiamo progressivamente messo meno risorse in sanità. Non dico nulla di segreto, lo sanno tutti, e ne abbiamo messe tante di meno. Il fine e il motivo io non lo so, cioè, o meglio, ho un'idea, ma non voglio certo dirla, e lascio che ognuno abbia la sua. Però li abbiamo messi di meno, meno soldi per ridurre gli ospedali, per ridurre i posti letto, per ridurre il personale sanitario, tutte le professioni sanitarie. Alla fine è chiaro che abbiamo risparmiato, però appena è arrivato il Covid, noi forse eravamo molto peggio messi di altre nazioni, faccio un nome a caso, la Germania, che ha fatto una politica completamente diversa. Più posti letto per 1000 abitanti e quindi più pronta ad avere la possibilità di aumentare, come abbiamo dovuto far noi, di decine di migliaia di posti letto in quel periodo. Però per aumentare la vita media si deve fare la prevenzione, per il motivo che si è visto prima. Perché se io riesco a prevenire le malattie, non solo faccio vivere meglio quella persona, non solo faccio risparmiare un sacco di soldi, diciamo il nome preciso, alla struttura comunitaria, alla nazione, a tutti noi, perché è evidente che uno Stato che accetta di non combattere il fumo come dovrebbe, anche probabilmente per poter avere gli introiti che derivano dalla vendita delle sigarette, ma che poi è disposto 20 anni dopo a spendere capitali per curare le malattie legate al fumo, è uno Stato che a me dà l'idea di come quello che è sul bordo dell'acqua, che è sempre pronto ad andare sotto, ma deve per forza di cose restare a galla. Per restare a galla forse ha bisogno di questi soldi, ma non è un investimento futuro. Come diceva prima il professore, bisogna guardare avanti, bisogna avere il coraggio di guardare avanti. E la prevenzione è questo, fare delle fatiche, fare degli sforzi, magari assumere anche qualche volta dei farmaci che possono dare degli effetti collaterali. Per cosa, visto che sto bene, non ho nessun disturbo? Per evitare il futuro. È la differenza che ci può essere tra, mi pare che lo dicesse De Gasperi, tra uno statista e un politico. Lo statista guarda molto lontano, il politico guarda molto vicino. D'altra parte, io mi metto anche nei panni di chi fa il direttore generale, per esempio, delle ULS, che ha bisogno di ottenere dei risultati immediati e non può permettersi il lusso di avere risultati a 10 anni. È difficile, ma bisogna anche pensare che si vive in un mondo che ti costringe a fare anche quello che forse non vorresti fare o che pensi non sarebbe giusto fare. Mi fermo qua, ma possiamo parlarne molto. Una sola cosa, perché dopo me la dimentico, sono vecchio. Il professor Crepé diceva dell'intelligenza artificiale. Io da medico non ne sono preoccupato, come non sono preoccupato neanche della tecnologia, perché tutte queste cose devono essere degli strumenti in mano alla testa. Allora, se mi viene una persona che mi racconta una cosa, non capisco niente, la prima cosa che gli dico, fa un attack, non sono un buon medico. Io prima devo mettere in moto quello che c'è tra le due orecchie, farmi un'idea clinica della cosa e poi utilizzare la tecnologia che ha fatto dei passi da giganti, che è utilissima per risolvere un sacco di problemi, per cercare di documentare quello che è il mio sospetto clinico. E quindi l'intelligenza, secondo me, è ancora un po' utile alle persone, credo. Professor Crepé, abbiamo parlato di social network e quindi del fatto che da nessuna parte c'è scritto che ci si debba per forza fidare, no, dei contenuti che passano, di social network come strumento. Ma non si potrebbe magari capovolgere, mi viene in mente quella sua proposta, comunque riflessione sul abbassare la maggiore età a 16 anni.
Allora, questi giovani, tutto sommato, gli diamo grandissime responsabilità, perché deleghiamo a loro la facoltà di come informarsi, come nutrirsi, come gestirsi il loro tempo. A questo punto forse bisognerebbe dargli anche maggiore autonomia e gli si dà tutti i diritti e i doveri che derivano dal compimento del 18° anno di età, abbassato però a 16 anni. Io questa cosa qua l'ho scritta 30 anni fa. Mi ricordo che il professor Bollea, che è stato il decano dei neuropsichiatri infantili, avevamo sentito questa esigenza, perché si stavano anticipando le età, quindi l'età evolutiva aveva tappe sempre più precoci di esordio per tante cose. Quindi mi sembra addirittura banale, se la ragione nostra di accettazione prevede che a 13 anni, 14 anni una ragazza possa fare seratona, se l'abbiamo deciso, io cosa ci devo fare? Secondo me è un po' strano, secondo me, però credo che sia ormai una cosa così. Se non fanno seratona, la fanno comunque con il cellulare. Perché non credo che ci sia un qualcosa che impedisca ad una ragazza di stare su Instagram a 12 anni o a 13 anni, e non credo che siano vestite da prima della comunione. Quindi evidentemente abbiamo accettato questo. Bisogna dirle le cose. Se abbiamo accettato questo, almeno rivediamo le cose. Rivediamole in senso di far capire che abbiamo capito, banalmente. Questa mattina a Treviso è andata a scuola una bambina, la chiamo così, alle scuole elementari, che va nello stesso luogo a fare la stessa cosa che faceva suo nonno. È spaventoso. Cioè, stessa scuola, stesso istituto, non è cambiato niente. Cioè, è cambiato il mondo, ma non è cambiata la scuola. Non è cambiato niente della scuola. Cioè, no, macliage. Niente. Perché? Perché non ci interessa. Perché nessun politico si avventurerebbe. Perché avrebbe i sindacati contro. Perché avrebbe una parte dell'opinione pubblica contro. Quando è stato detto... mi devo citare, mi cito, perché non mi vergogno di aver avuto delle idee. Prima elementare 5 anni e non a 6. Se abbiamo deciso questo, almeno diciamolo, facciamolo. Esci dalle scuole medie superiori a 18 e non a 19, come mezza Europa. Mezza Europa fa così, noi no, perché? Perché siamo distratti. Bene. Poi nel frattempo magari cambiamo anche le cose in mezzo, in modo da togliere la parte della scuola che funziona di meno, le scuole medie inferiori. Tutti sanno che sono quelle peggiori di tutte, ma nessuno le toglie. E perché? Basta un po' di coraggio, no? Ma se noi non dimostriamo coraggio, ma perché ce lo devono avere i ragazzi e le ragazze? Se noi siamo pavidi, perché? E ignavi, perché i ragazzi dovrebbero essere appassionati e coraggiosi? Da che pulpito, si direbbe, giusto? Bene, facciamolo. Io vi sfido, i 16 anni è banale, in Austria si vota a 16 anni. Oh, ma è possibile che non l'abbiamo capito? Ma qual è il problema? Ma metti la maggiore età in tutti i sensi a 16 anni. Sono cresciuti prima. Ma scusa, se a 16 anni è vero che tu fai quello che ti pare e ci sono dei genitori che li vedono il venerdì e li rivedono la domenica sera. E questo è ovvio, logico, perché chissà dove sono. Benissimo, almeno vuoi accordare un po' di maturità a queste persone, no? Per fare questo bisogna cambiare. Almeno questo. Nemmeno questo è un problema. Perché non si può avere una scuola a tempo pieno?
Me lo dite perché? Perché i miliardari mettono i loro figli nelle scuole private a tempo pieno e la gente no? Ma perché? Scusate, volete che vi dica il nome e cognome di figli che io conosco che sono in scuole a tempo pieno? Meglio di no. Comunque vi assicuro che hanno trillions dollar dentro la banca. Perché c'è questa sperequazione? Se funziona per l'uno, funzionerà per tutti. Perché deve essere un privilegio? Perché deve essere ovvio e scontato che nella preadolescente, la età in assoluto più difficile, si debba tornare alle due di pomeriggio a casa dove non c'è nessuno, perché non è un delitto se tua mamma lavora e tuo papà pure. E non c'è nessuno e tu ti vedi uomini e donne. Ma io non lo so, possiamo inventarci un'altra cosa. Io non ce l'ho con Maria De Filippi, è una grandissima professionista. Posso pensare che esista un'altra cosa? Possiamo pensare in questa provincia, parliamo di casa nostra, perché sennò facciamo gli ipocriti, a me non piace. Questa è una provincia ricchissima. Siamo qui pieni di soldi, quindi di questo evitiamo di parlarne, no? Non mi direte che costa troppo una mensa scolastica, perché non costa troppo, è inutile, siete sicuri? Valentina che pesa 36 kg, non ha le mensurazioni da quel giorno, non è un problema secondo voi? E cosa gli date a Valentina? Una bistecchina da riscaldare quando torna da scuola? Tutto qui? Ma non vi vergognate? Con i miliardi che abbiamo gli lasciamo la bistecchina da riscaldare? Non c'è una scuola che ti fa fare danza. Un problema? Il corpo è un problema? Sì, secondo me è un problema. Certo che è un problema. Non ci interessa, quindi è un problema. Perché non possono fare teatro? Perché non si può fare teatro a 15-16 anni? Qual è? Cos'è che ci avete contro il teatro? Meglio la solitudine? Questa è la cosa, o è la solitudine connessa. Ci sono dei genitori che pensano di essere dei genitori perché hanno messo... Ci sono dei padri, parliamo dei padri, perché parlare sempre delle madri è brutto. Perché io ce l'avevo con le mamme pensando che fossero solo loro. E invece, da quando sono i padri, abbiamo capito che sono dei disastri totali. Sono molto peggio delle madri, che sono dei neofiti e quindi fanno delle cose terribili. Sono quelli che vanno negli stadi a dire che ci hai messo non hai messo un secondo di meno, sono lì con i cronometri. Pensa avere un padre sulla tribuna col cronometro, ma è meglio essere orfano. Ma scusami, è ovvio. No, non solo fanno così, ma ti geolocalizzo, ci sono, anche qui ce li avete, perché non vi manca niente a voi. Nella Marca ci sono genitori che geolocalizzano i figli, bravi. È così che si conosce il futuro dell'umanità, ovvio, con un puntino sul tuo computer. Ma non vi vergognate di questo? È questo perché? Perché siamo distratti? No, perché siamo comodi. Perché è molto più complicato avere un rapporto con dei figli, molto più complicato. Forse non ti va sempre bene. Col puntino sul computer ti va sempre bene. È questo. E poi basta dare un po' di soldi, un po' di libertà. Non diciamo più un no, ma neanche davanti al plotone di esecuzione. È tutto logico, tutto ovvio, tutto un diritto, ovviamente. Nessun dovere che sia uno. Poi vi lamentate. Io sono venuto 30 anni fa qua, Treviso. Invitato dalla Confindustria. All'epoca mi dicevano un terzo delle aziende nel momento di cambiamento generazionale muore. Un terzo muore, adesso è di più. Siamo contenti? Siamo contenti anche di questo? No, ditemi di che cos'è che siete scontenti. Facciamo prima. Cioè avere un'azienda che è nata negli anni 50 e 60, che da mezzo capannone sono diventati 25 capannoni,
E poi quando la devi lasciare a tuo figlio, a tua figlia non sai cosa fare, speri che te la comprano, perché tuo figlio e tua figlia non sanno fare niente. E se gliela dai, tra 6 mesi quell'azienda non c'è più. Vogliamo fare anche qui degli esempi? Sarebbe indelicato. E quindi non lo faccio, ma voi sapete di che cosa stiamo parlando. Io ho conosciuto qui, in questo posto, un signore che aveva una grande azienda di accessori per le macchine. E lui aveva una certa età e mi ha detto: cosa devo fare? Ho un'offerta dai tedeschi. Cosa devo fare, secondo lei? Io ho detto: non c'è niente da fare. Accettala. Prenditi i soldi, scappa. Futuro? Quale? È il futuro quello che una generazione vive sugli appartamenti lasciati dal nonno? E lo metti su cosa? Su B&B? A Venezia è pieno. A Venezia ci sono appartamenti dei nonni di cui i nipoti usufruiscono. E questo è un futuro retrogrado. Quando sarà finito quello, cosa succede? I figli dei figli dei figli, cosa fai? Prendi un appartamento e lo dividi in quattro? Non funziona più. Dov'è il prodotto? Dov'è? Che cosa produciamo di più? Non lo so, è una domanda. Però questo non è un problema economico, ma nessun ministro dell'economia si è mai occupato di questo. Però è un disastro assoluto, che ha un problema dietro educativo, è del tutto evidente. Perché dobbiamo nasconderci dietro un dito. Io ho tenuto, credo, una quindicina d'anni una scuola per genitori, avevamo una sede anche a Treviso, che ha funzionato. Perché? Perché cominciavamo a discutere di questa cosa qua. Poi è stata chiusa, perché ovviamente non c'era più una lira. Bene, adesso la situazione è molto peggio di 20 anni fa. Da questo punto di vista? Assolutamente sì. I genitori che vogliono essere più giovani dei loro figli, io ancora non li avevo conosciuti. E adesso sì. L'infantilizzazione del genitoriale è un problema enorme. Ci sono dei padri e delle madri che vengono a studio, tu ci metti un bel po' prima di capire chi è il padre e chi è il figlio. Sono identici, clonati, uguali, resistenti, resistono. Contro il logorio della vita moderna. Cioè, vogliono essere sedicenni, a 45 anni, tu gli dici: ma cosa ci avrà quello nella testa? Niente, la polenta avariata. Cosa vuoi che ci abbia uno che pensa che l'unica cosa, 45-50 anni, è essere un adolescente? Un po' più giovane di tuo figlio. Ma è fantastico. E poi cosa pretendi? Che tuo figlio sia responsabile. Ma veramente voi pensate alla magia? Cioè, ci facciamo, infatti, no, va bene, io non ce l'ho con chi va a fare Pilates, per l'amor di Dio. Andiamo tutti a Pilates. E i figli, è per quello che ne facciamo pochi. Beh, almeno un minimo di responsabilizzazione ce l'abbiamo avuto nella natura. È come gli orsi in gabbia non prolificano. Anche noi abbiamo capito che in questo mondo qui è meglio non metterli al mondo i figli. Ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo dato i soldi, sono 20 anni, 30 anni di politiche che tentano di risolvere questo problemino che stiamo calando dal punto di vista demografico. Ma c'è una ragione. Non ce ne frega niente. Siamo degli irresponsabili. Se fossimo responsabili sarebbe una cosa diversa. Scusate se sono così tranchant, però io sono fatto così, la prossima volta invitate un altro che è più morbido, ma io non lo so cosa devo dire. Perché devo dire una cosa diversa da quella che vedo? Perché non sono pagato per dire delle cose? Io sono una persona libera e penso questa cosa qua. Non ci credete? Ebbene, non so cosa farci, però il problema c'è. Ed è un problema che invade la nostra vita. Ci sono degli imprenditori qui,
Ma se noi stiamo lottando per avere una vita lavorativa dal lunedì al giovedì, vuol dire che il mondo sta cambiando, o no? O è uguale? Secondo me sta cambiando. Avete mai sentito prima degli ultimi anni che 3 milioni di italiani e italiane hanno lasciato il posto fisso per andare non si sa dove? Avevate mai sentito questa statistica? Bene, adesso ci siamo. Se volete essere precisi, 2.850.000 che hanno lasciato il posto fisso, che quando io ero ragazzo, posto fisso, no? In banca, no? Ti dicevano vai in banca, posto fisso e non ci pensi più, si diceva così, era il miraggio, giusto miraggio, e adesso siamo al contromiraggio, per andare cosa non si sa, poi è pericolosissimo non lavorare. Di un pericolo, ma il Covid ce l'ha insegnato, a forza di stare in casa ci sono aumentati le separazioni, i divorzi, perché se stai 24 su 24 in cucina, litighi. Beh, non è che ci vuole uno psicanalista per dirlo, l'abbiamo provato, gli avvocati matrimonialisti hanno fatto un sacco di soldi col Covid. No, ridete, chissà di che cosa parla. No, no, Treviso, non è che parlo dell'Alaska, sto parlando di Treviso, ma è logico. Siamo tarati sulla distanza, nel momento in cui siamo vicini, l'amore è fondato sul mi manchi. Da che mondo è mondo, telefoni all'amante, alla moglie, alla fidanzata, mi sei mancato, si dice così. Vuol dire che non c'eri. Scusa, o no? Adesso sta a vedere che la rivoluzione sta tutti attaccati. State a te, fate come volete, siamo liberi per l'amore. Volete sta tutti attaccati? Volete durare poco. E infatti faremo un frullato di relazioni, e questo non so se ci renderà più sicuri, più forti. Cioè, io vorrei ragionare su queste cose. Cioè, io non ho una soluzione, però credo che dobbiamo ragionare. Io faccio delle battute per rendere un po' più digeribile una pillola che altrimenti sarebbe amarissima. Non credo che sia tutto così semplice. Se noi andiamo in pensione a 60 anni e ne abbiamo 22 davanti, speriamo che non piova sempre, se no sarebbe un problema, o no? Cioè, se poi cosa fai? Vado in bicicletta, se piove vado in bicicletta, giù da montagna con la bicicletta, con la pioggia. La morte verrà in altra forma, perché uno si salva dal lavoro per poi mettersi in una situazione difficile. Ci hanno insegnato a non lavorare? Chi è che ci ha insegnato a non lavorare? Nessuno. Mia nonna diceva, quello lì è un gran lavoratore. Non ho mai capito cosa volesse dire. Perché non è che un gran lavoratore vuol dire una grande persona. Può essere anche un mascalzone assoluto ed essere un grande lavoratore. Non è che il lavoro redime. Giusto? È la persona eventualmente redenta, ma non necessariamente il lavoratore. Quindi devi sapere, perché se tu puoi essere... Io ho conosciuto grandissimi lavoratori che hanno dei pessimi padri, ma tanti ne ho conosciuti, anzi forse c'è quasi un rapporto... Perché? Perché hai eletto altri obiettivi, hai eletto l'assenza come tua presenza, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa, quindi non lo so. L'altra cosa non ce l'hanno insegnata in ogni caso. È molto complicato, molto complicato. Io vorrei capire cosa fanno questi il venerdì, sabato e domenica, visto che giovedì sera è finito di lavorare. Cosa fai? Cioè, parli, per esempio? No, perché non abbiamo insegnato a parlare. Scusate se insisto, ma in un liceo a Bologna,
settembre-ottobre scorso, hanno tolto i cellulari. Va bene? Quando entri a scuola devi dare il cellulare, anche ai professori. Complicato, molto complicato. Poi dopo un po' sono andati a sentire i ragazzi e le ragazze per sapere com'era andato questo esperimento in corpore vivi. E una ragazza ha detto, beh, non è andata male questo fatto di lasciare il cellulare fino all'1:30. E perché? Ah no, perché sa, durante l'intervallo abbiamo parlato. È rivoluzionario. Parlare? Cioè proprio di persona? Davvero? Cioè tu chiedi, ciao Giovanni, gli dai anche la mano fisicamente? Che schifo! Cioè suda, metti che ci siano degli effetti collaterali. E voi pensate che una generazione che è tirata su senza parlare possa pensare? Io penso che venerdì, che stava nell'isola deserta, fosse un poveraccio, un disgraziato. Chi parlava con le scimmie? E se non parli, se non sei in connessione, sei un nessuno. Sei un disgraziato che non fa niente. Alone man is nothing. Questo era il mio professore a Londra, nell'ospedale di Whittington Hospital, straordinario, cardiologo fra l'altro, bravissimo, e mi diceva sempre così. Alone man is nothing. Da solo l'uomo è nulla. Quindi siamo nelle nostre relazioni. Voi siete venuti qua. Io vi ringrazio, vi saluto. Sono contento di avervi lanciato delle cose. Aver fatto questa stessa cosa online sarebbe stato un disastro. È molto semplice, ci stiamo vivendo un'esperienza, ci dobbiamo rammaricare di questo? Ci siamo stufati di avere esperienze umane. Mamma mia, è pericoloso. Uno che ragiona così è pericoloso, molto, per me è molto pericoloso, molto. Però capisco che questa sia la moda. Capisco che, che stiano sfumando delle qualità del umane, che a me dispiace che sfumino, che vadano via. No, la solidarietà, la curiosità, queste cose qua, la creatività. Ma uno è creativo per far che cosa, scusami? È creativo per gli altri, perché pensi a una cosa che gli altri non hanno. Magari ci fai anche degli affari, giustamente, ma se no perché dovremmo essere creativi? Per quale motivo? Non lo so. Anzi, credo che sia una cosa... Adesso siamo, non lo so, siamo followers. Cioè non c'è nessuno che è davanti, siamo tutti dietro che seguiamo qualcuno. Ma chi? Chi? Gli influencer. Detesto gli influencer. Li trovo detestabili o detestabili, maschi o femmine che siano. Perché? Ma come si permette uno di dirmi che maglione mi devo mettere stamattina? Ma come si permette? Cioè uno si alza alle 8, vede su, mettiti. Perché? Perché la signorina tal d'Italia, o signora tal d'Italia, o signor tal d'Italia, pari opportunità, mi dicono cosa devo fare. Perché quelle sono le scarpette giuste, perché quello è il rossetto giusto, perché quello che se sei così, sei in, se non ce l'hai, you must have it. Wow! Cioè dei cerebrolesi totali che sono diventati miliardari. Ma io non so, ma è spaventoso. Guarda che è spaventoso. Il libero arbitrio ce lo siamo giocati al mercato. Libero arbitrio, che è stata l'essenza dell'umanità, libero arbitrio, con tutte le responsabilità che ci sono dietro questa parola. Ce lo siamo giocati per avere che cosa? Per essere parte di che cosa? Io non lo so. Io prima stavamo, la mia amica di qua, stavamo guardando prima di venire qua, una cosa meravigliosa. Di un uomo a cui musica io ho amato moltissimo, e lui anche meraviglioso, David Bowie. C'era questa meravigliosa intervista, purtroppo sul viale della sua morte,
era già stato colpito dal morbo, ma lui era sempre sorridente, bellissimo. E lui con grande semplicità diceva: never play for the audience, non dovete mai, non bisogna mai suonare per la gente, devi suonare per te stesso. E lui ha detto: io ci ho messo tanto per capire questa cosa, questo è rivoluzionario. Cioè non vuol dire che il consenso ti determina, ma sei tu che determini il consenso. Scusate, non sono due frasi uguali. Per determinare il consenso devi avere la testa, devi essere bravo, per quello che ce l'hanno con il merito, perché siamo tutti dei pinguini, tutti uguali, e certo che poi c'è qualcuno che ce l'ha col merito, perché dice: come mai quel pinguino più alto? Ma forse sarà più bravo, no? A voi non interessa quello più bravo, no, non mi interessa. Una ragazza a Padova si è laureata, no? E ha detto di fronte a tutti che la meritocrazia non va bene, la competitività, sono d'accordo, meritocrazia non capisco perché. Ma scusate, se siete tutti qua, ci sarà un merito, no? In chi è seduto qui. Perché se no cosa siete venuti a fare una passeggiata? Ma uno dove va? Un concerto di chi? Di uno bravo forse, no? Vai a sentire un violinista bravo o uno mediocre? Dici: dove sei andato? Vado a quello mediocre, sai, quello un po' scarso. Perché? Perché io vado a sentire solo quelli scarsi. I film, quelli bruttini. Libro illeggibile. È così, no? La vita è fatta così. Andate a mangiare in posti che ti fanno vomitare. È così, no? Giusto? Certo, non vai nella trattoria che ti fa il risottino fantastico. Ho usato una parola sapendo bene, era Albise, abbiamo mangiato qualche risotto buono a Treviso. Era bravo quel signore là. Ma inutile che facciamo tanto le cose. E ci torni in quello che ti dà il risotto bravo e buono. Ed è un merito saper fare un risotto, perché ci metti 20 anni a farlo bene. Mamma mia, togliamo tutto, abbassiamo le scale, tutto piatto. Ma che noia, tremenda, mi piace così tanto la bonaccia. Siete innamorati della bonaccia. Contenti voi, però dopo non mi chiamate, Non venite a dirmi che sta succedendo qualcosa che non va. Io lo sto dicendo. Ho 72 anni e ho l'età e l'autorevolezza per dirlo. Mi dispiace per tanti che non me la danno, non mi interessa. Non sono eleggibile. Quindi tranquilli. Siamo tutti liberi. Però io ve lo dico. Bisogna insegnare ai ragazzi ad andare con le loro gambe. Dico l'ultima cosa veramente terribile, secondo me. 3 o 4 giorni fa, liceo classico Berchet di Milano. Andate a vedervi le cose, che non sto raccontando delle balle. Conosco molto bene quel luogo, grande, ha una storia straordinaria, secolare. Per la prima volta c'è stata una sorta di sciopero in cui 60 ragazzi e ragazze si sono tolti da quella scuola perché troppo difficile. Il liceo Berchet di Milano è stata la culla della buona borghesia milanese, industriale, eccetera, eccetera. Adesso bandiera bianca, aiutati dai genitori. Mamma mia, toglietelo da quel liceo, dai, forza. E dove lo mettete? Un'incubatrice. Dove lo mettete quel ragazzo, quella ragazza? Cosa mai farà se alla prima difficoltà alza la manina e tutti gli danno retta? Non c'è futuro. Perché la vita è anche la professoressa di matematica che ti interroga 3 volte in un mese. E allora cosa fai? Piangi? Piangerai. Cosa dobbiamo farci noi? Il pronto soccorso, cosa siamo noi? L'esercito della salvezza, ma in che mondo siamo diventati qua?
Ma scusate, io ho fatto medicina a Padova, 1976 mi sono laureato, era una grande facoltà molto difficile. E allora si sono laureati i geni? No, tutte persone come me, normalissime, semplicemente bravini. Bravini, abbiamo fatto il minimo sindacale, fare clinica medica in un colpo, 6.400 pagine, me ne ricordo ancora. E allora? E adesso? Oh, Madonna Santa! Oh, no, cosa gli dai? Le anfetamine, le coca che non ce la fanno, non so, chiami lo psicoterapeuta che li accompagna. Ma è una roba incredibile, incredibile. Io sono stato bersagliato in questi giorni perché gira una robetta su social, non so chi è stato quella buonanima che l'ha messo, in cui io ho detto una cosa che rivendico, che a 26 anni un ragazzo e una ragazza che si portano la mamma al primo colloquio di lavoro sono marci. No, voi, sì, bravi, voi fate così. A me sono arrivate decine di mail minacciose di mamme, perché esiste un sindacato, Yamassera Avvencido, no, non saremo mai vinte perché noi fino alla morte difenderemo i diritti dei nostri figli che li dobbiamo accompagnare fino a 40 e 50 anni, finché abbiamo sangue nelle vene li porteremo, andremo noi di fronte al nemico datore di lavoro, lo difenderemo noi. Sindacalisti uniti, familiari. Mamma mia, che roba! Fa paura un mondo così. Ma è chiaro che arriverà gente da altre parti del mondo. Ma non chiedetelo neanche. Sono bravi. Sono semplicemente bravi. In Cina si lavora, in India si lavora. Non credo che ci sia un liceo di Nuova Delhi dove la gente se dice oddio è troppo difficile, non credo, però io, vede, caro collega, io sono, ho lavorato in un, tanti anni fa in una facoltà di medicina indiana in India e mi chiedevo come mai fossero così severi e così bravi, c'erano i migliori neurochirurghi al mondo, venivano gli americani appena laureati e li prendevano tutti. Era facile pagarli bene, i migliori. Sono passati 44 anni da allora. Io ero un giovane medico, giovane psichiatra che lavorava là e ho capito che mettere soldi nella formazione produce futuro, se no è la morte. Adesso loro sono avanti, certo sono 1,4 miliardi, quindi faranno fatica, perché sono 1,4 miliardi, noi siamo neanche 60 milioni, facciamo il triplo di fatica, e quindi forse c'è qualcosa che non va, o no? Bisogna metterci un po' di testa. Beh, sì, non bisogna cantare per la gente, bisogna cantare per noi. Alessandra Patelli, abbiamo sentito parlare di meritocrazia, poi abbiamo sentito parlare anche di social network, abbiamo sentito parlare del ruolo dei genitori. Alessandra Patelli è una dottoressa specializzata in medicina dello sport, ma ha una bellissima carriera alle spalle, nonostante sia così giovane, come canottiera. Mi ha colpito perché nei giorni scorsi, parlando appunto di cosa avremmo detto questa sera, mi diceva, ma sai, una cosa che vorrei raccontare è proprio il ruolo dei miei genitori in questo percorso, perché immagino non sia stato un percorso poi né lineare e tantomeno semplice. Anche facendo un po' tesoro di quello che ha detto il professore fino adesso, cosa ci potresti raccontare della tua esperienza? Ma parlare dopo il professor Crepè è difficile, e non vorrei sembrasse una ruffianata nei suoi confronti, perché non lo è. Diciamo che mi sono un po' interrogata in questi giorni sulla fiducia in me stessa come atleta. Io non per vantarmi, ecco, insomma, ho fatto 2 Olimpiadi, ho fatto Rio de Janeiro e Tokyo, quella recente, appena passata, quindi insomma mi sono impegnata nel mio sport, ecco, e mi sono chiesta riguardo la fiducia in me stessa,
Mi sembrava una domanda un po' banale, passami il termine, come ho detto prima, ma in realtà così banale non è. Credo che la fiducia in se stessi sia qualcosa di innato, in parte, credo, delle caratteriale, però credo di averla costruita moltissimo nel tempo. E sicuramente le vittorie danno fiducia, ma ancor più mi sono resa conto tutte le volte che ho fallito, sono arrivata ultima, non mi hanno selezionato per la squadra, non sono riuscita a dare un esame, perché succede a tutti, succede anche a chi poi viene presentata come il medico che ha fatto le Olimpiadi, sicuramente, però ci sono stati tanti periodi complicati e lì secondo me la mia fiducia è stata allenata a ricostruirsi e a ritrovarsi, e io mi sono ritrovata più forte. Però questo non l'ho mai fatto da sola. Io ho avuto la fortuna probabilmente di avere dei genitori presenti e degli allenatori anche presenti che non mi hanno mai messo sotto una campana di vetro, non lo sono mai stata, credo, per quanto io sia sempre stata molto tutelata, perché avevo una bella famiglia, quella che si dice una bella famiglia, però mi hanno lasciato uscire di casa a 18 anni, anche prima in realtà, ma insomma a inserirmi in questo mondo dello sport che era sconosciuto anche a loro, e mi hanno lasciato andare. Forse avevano un po' di paura anche loro che magari io non ce la facessi, ma insomma mi hanno lasciato prendere le mie delusioni. Nel momento però in cui io mi sentivo più fragile, perché c'è stato, loro erano lì, l'allenatore con il suo ruolo, i miei genitori, mio fidanzato poi, mio attuale marito, mia sorella, insomma le persone più vicine a me. E vedendo la loro fiducia nei miei confronti, io mi sono ripresa e sono andata avanti. Avrei moltissimi esempi, il più recente è sicuramente quello proprio vicino alle Olimpiadi di Tokyo. Io ho investito tantissimo su una barca, adesso non entro nei tecnicismi, ma insomma ho remato su una barca, ho investito me stessa fisicamente, emotivamente tantissimo, e a maggio 2021, che era 2 mesi dall'Olimpiade, non ci siamo qualificate. Ah, ecco, questa non sapevo l'avessero. Questa non era la barca in cui avevo investito. Non ci siamo qualificate per le Olimpiadi, quindi mancavano 2 mesi. Io avevo posticipato tutto di un anno perché il Covid ha rimandato tutto. Torno a casa dalla gara in Svizzera, reggo qualche giorno, mi alleno, mando i test ai miei allenatori per fargli vedere, oh, io ci sono, voglio andare alle Olimpiadi. Dopo 4-5 giorni crollo totalmente, mi ritrovo a piangere da sola sul letto, e in quel momento arriva mio papà. Non mi ricordo neanche bene cosa mi ha detto, non lo so, probabilmente niente di così speciale. Però mi ha detto, secondo me ce la puoi fare Alessandra, secondo me devi impegnarti fino alla fine, provaci. Io in quel momento non mi sentivo pronta ad affrontare un altro fallimento, non lo volevo affrontare, però ho detto, beh, lui in 10 anni è sempre stato a sostenermi, mai col cronometro. Quello, anzi mi diceva, ma secondo me tu arrivi ottava, come ottava, cioè io voglio arrivare prima, quindi insomma, questo è stato, siamo in set, sì, ogni tanto poteva succedere, però in quel momento mi sono sentita a dare fiducia, e poi mi sono rimessa, insomma, poi quella che avete visto, la barca che ho qualificato, alla fine, a giugno, e sono andata alle Olimpiadi. Quindi veramente forse mi trovo in accordo, non lo so, col professor Crepè, poi lui mi dirà, la mia esperienza è stata quella, mai troppo tutelata, ma nel momento dove c'era il bisogno e le persone a me vicino c'erano. Altra cosa, secondo me, io ho avuto la fortuna di trovarmi in una famiglia, perché non me la sono scelta, non l'ho scelta io, però nel mio percorso ho anche scelto persone giuste, secondo me, cioè ho scelto di fidarmi di determinati allenatori. Io sono molto selettiva, con alcune persone non mi trovo e non comunico, per cui mi sono scelta delle persone che sentivo che mi davano fiducia e grazie alle quali io stessa sono progredita, migliorata, per cui insomma è sia una questione di fortuna, ma anche credo una questione di scelta delle persone, scelta degli ambienti e scelta di come affrontare le cose, di come vivere, insomma.
questa è la mia esperienza. Poi i tuoi genitori sono qui in sala con noi, quindi se tu hai gli occhi lucidi, penso che gli occhi lucidi li abbiano anche loro. Sicuro. Io gli farei un applauso, perché non serve che li citiamo, perché li conosciamo. Senta, però, primario Favretto, la nostra Patelli ha toccato un tema molto interessante, che è quello dei ruoli. Il Covid è passato, però ancora gli strascichi della mancanza di fiducia, per esempio, di uno strumento banale, perché nella storia della medicina è risultato fondamentale durante il Covid, invece è stato messo fortemente in discussione, mi riferisco al vaccino. In questo caso è crollata un po' una sorta di fiducia nell'opinione pubblica rispetto a uno strumento che io penso debba essere in qualche maniera uno strumento quantomeno da prendere in considerazione. Dal suo punto di vista, se c'è questa sfiducia nell'opinione pubblica, come si fa a parlare di prevenzione? Allora, la domanda è interessante. Non è per me, che non sono un addetto ai lavori, facile da rispondere, però forse è meglio se rispondo io che per esempio il dottor Patelli, che è l'esperto in questo caso. Perché? Perché io faccio parte della media qui dentro. Medici e non medici sui vaccini hanno delle idee che sono abbastanza, forse anche fortemente diverse da quella degli specialisti, che sono quelli che si interessano di malattie infettive, perché i vaccini servono soprattutto per prevenire le malattie infettive. Allora, il vaccino, secondo me, è stato quello che ci ha fatto venire fuori dal Covid, è la soluzione a problemi ben più importanti del Covid, perché il Covid è stato una brutta bestia solo perché il mondo era impreparato, se no non sarebbe stata una brutta bestia. Il mondo, e anche il mondo occidentale, era impreparato per colpa, per tanti motivi. In generale i vaccini non si possono discutere. È chiaro che non è possibile pensare di non vaccinare un bimbo piccolo contro la difterite, contro il tetano, contro le altre malattie per le quali i vaccini sono obbligatori. Dove è stato il problema del Covid, dei vaccini del Covid e di un po' della perdita di fiducia di tutti noi persone normali, perché anche i medici ne sanno poche di queste cose, i medici non addetti ai lavori, nei confronti del vaccino, che per una serie di motivazioni, come in tanti altri campi, anche non medici, ognuno è andato per la sua strada, i cinesi per la loro, i russi per la loro, gli americani per la loro, la grande possibilità di business sui vaccini delle grandi aziende che li hanno fatti è stata molto importante. Insomma, fatto sta che è stata una corsa al vaccino. I vaccini non si possono fare di corsa. I vaccini ci devono mettere tanti anni, perché più anni ci metti, anche sfruttando le nuove tecnologie con cui sono stati creati i vaccini del Covid, anti-Covid, anche sfruttando l'enorme quantità di soldi che è stata messa nella costituzione, nella creazione di questi vaccini, hanno bisogno di tempo per essere sicuri. Allora, questo vaccino, che ripeto, ha salvato il mondo da questa pandemia, perché adesso il Covid, io credo, ma insomma chi sa più di me mi smentirà, non è come l'influenza, certamente è un pochino di più dell'influenza. È una malattia un po' più difficile da trattare e, detto per inciso, noi cardiologi stiamo vedendo adesso la famosa long COVID syndrome, la post-COVID syndrome, che è un qualcosa che ancora non conosciamo bene, che ancora non abbiamo ben definito come punti di attacco al nostro organismo, ma che esiste. Tornando al vaccino, questi vaccini, fatti un po' in fretta, uno di questi probabilmente fatto male,
ha dimostrato, ormai abbiamo dei dati recenti, che purtroppo ha fatto un sacco di danni a livello di trombosi, soprattutto nelle donne. Io ho avuto una ragazza di 35 anni, fate conto lei, magra, alta, sportiva, sanissima, che dopo la seconda dose di questo vaccino che ha creato un sacco di casini, si è presentata con una gamba che era 3 volte quella di Alessandra, con una trombosi femorale di tutta la gamba. E ciò, chiaro che nessuno potrà mai dire che è legata al vaccino, ma se pochi giorni dopo il vaccino una donna sana si presenta così, è facile che ci sia una relazione. Lì abbiamo perso la fiducia, c'è stato uno scontro dove forse anche la politica non si è comportata in maniera corretta, dove io, medico, ma non assolutamente a conoscenza di queste cose, guardavo la televisione e alle 8:30 sentivo un professorone che mi diceva, alle 9:30 sentivo un professorone che mi diceva esattamente l'opposto, chiaramente credo che lì abbiamo perso tutti fiducia. Attenzione, nei vaccini bisogna crederci, nei vaccini bisogna avere fiducia, bisogna vaccinare i nostri figli, anche i miei nipoti, perché io non, lei dovrà vaccinare i suoi figli, io farò vaccinare i miei nipoti, anche se tutti sappiamo che nel caso singolo può capitare il disastro, perché certi vaccini, penso a quello del morbillo, che è fondamentale a livello di popolazione, qualche caso, come tutti i vaccini, di danno al singolo lo fa. Certo, però sappiamo che nella gran parte dei casi salvano la vita delle persone, questa è la cosa fondamentale. Allora ritorno invece al professor Crepè, ripartendo da dove sono partito con la dottoressa Patelli. Il tema è quello dei ruoli, ma se un figlio sente il padre o la madre che mettono continuamente in discussione quel tal medico o quella tal terapia, con questo relativismo come crescono? O meglio, cioè come potranno crescere mettendo sempre in discussione in fondo quello che, quella persona che si dà per certo, insomma, che sia una persona che sa di quello di cui sta parlando. Adesso durante il periodo del Covid, ce l'ha ricordato il dottor Favretto, c'è stato un po' di battibecco tra alte sfere, diciamo, dell'intelligenza, anche del mondo della medicina, ma al netto di quello, mettere continuamente in discussione l'insegnante, il medico, l'ingegnere, l'avvocato, ma anche, dico, il capocantiere, dove ci porta? Ma si porta all'onnipotenza. L'onnipotenza è sempre stato un grande problema, perché è l'anticamera della paranoia, quindi i disastri dell'umanità sono nati in quel contesto, quando ci siamo sentiti onnipotenti, l'impero romano è morto, ma questo non impariamo mai dalla storia, continuiamo a eleggere persone che pensano di risolvere le cose, quindi io non sono così preoccupato per le opinioni diverse, non so, mi è sembrato, forse per la prima volta abbiamo ascoltato tanti virologi, immunologi insieme, quindi abbiamo scoperto che non andavano d'accordo, ma io non ho mai conosciuto due psichiatri che andassero d'accordo, quindi non mi sono mai posto più che tanto il problema. Il problema è essere, cioè, più o meno convinto delle cose che uno studia, che le cose che approfondisce. Se poi siamo cambiati nel giro di, credo, alcuni decenni, minando, rendendo fragili due colonne portanti della nostra comunità, che sono il medico di base e l'insegnante. Insegnante, ti toglievi il cappello ogni volta che parlava, il medico di base gli portavi una gallina a Natale. Sempre successo così, perché dovevi ringraziare quello là che è venuto anche a casa del nonno,
gli hai offerto il caffè, anche la grappetta alla fine. Perché? Perché non era solo medicina, era cura. Sono due cose diverse. La cura non è dare un farmaco. La cura è anche consolare, la cura è anche stare insieme, la cura è anche, forse anche piangere assieme, perché no? E quindi io non riesco a capire come mai ci preoccupiamo così tanto di un professore, che può sbagliare come sbagliano tutti. Ormai non credo che questo possa essere il problema di cui... che ci porta allo smarrimento. Credo che l'autorevolezza sia fondamentale. La scuola dovrebbe espellere i genitori. È la prima cosa che una persona ragionevole fa. Ma non ce l'ho con gli insegnanti. Non è il problema di averla con gli insegnanti, ma figurati te. È che un papà, una mamma, 99,9% dei casi non sa niente di algebra. Ci deve essere un miracolo per cui... ma forse neanche in quel caso lì credo che sia giusto che quel padre noto vada a discutere cosa fa la professoressa con sua figlia. Perché comunque quello è un luogo di addestramento, di crescita, di amore, ma anche di gioia. Perché abbiamo riempito le scuole di urla? Perché non le abbiamo riempite di risate? La scuola è un luogo meraviglioso dove ti incontri. La scuola è importante perché c'ha i corridoi, perché c'ha un cortile, perché forse vuoi conoscere Monica, chissà che riusciamo poi a vederci sabato. Questa è la scuola, non è solo la... Quindi indebolire la scuola vuol dire indebolire la vita. Che poi ci sia quella che è un po', o lui o lei, che è un po' troppo severo, ma questo lo dirà la vita. Come fai a saperlo? Come si fa a giudicare lì per lì? Cioè, io mi ricordo mia figlia che aveva un problemone con una... che era, effettivamente era tremenda. Io mi ricordo l'unica volta che me ne sono occupato, perché non mi sono mai occupato di queste cose, perché non dipendono da me, penso. Un padre perché si deve occupare della scuola? Mio padre non ha mai saputo quasi niente della mia scuola. Quindi, né io volevo che lui se ne occupasse. Quindi era un reciproco accordo di non belligeranza su questo. Perché un genitore fa una cosa che è sopra, è sovraintendente. Un genitore sbaglia a occuparsi di scuola perché si mette a livello dei figli. Lui deve stare sopra il preside, sopra il ministro, soprattutto perché si occupa di altre cose. Per esempio della felicità dei propri figli. Non di quello che prende, quattro, puoi essere anche molto felice a prendere dei brutti voti. Io sono stato molto felice, sono stato ringraziato sempre di questo atto spregevole che era darmi, adesso a Bolzano dovevano fare una legge che sotto il 4 non si può andare. Ma perché? Io non capisco, ma anche 3? Perché a Trento sì. Quindi dipende da dove abiti. Cioè, se sei verso Ora, Bressanone no. Bressanone sotto il 5 non si può andare. Cioè, non so, io anche questa roba qua della regionalizzazione del voto, cioè, mi sembra veramente una perdita delle nostre capacità cognitive evidenti. Anche perché non è svilire il prossimo. Cioè, se ci fosse qui una ballerina classica di successo, sa bene quant'è faticoso diventarlo. Ma voi, secondo voi, non so, Baryshnikov, questa gente qui non è mai caduta
non ho mai avuto dei maestri tremendi che alle 6 di mattina ti facevano fare 750 flessioni davanti a uno specchio? Ma come si diventa Etual? Come si diventa quello che incanta la gente? Se non banalmente, con tentativi, errori, sacrifici, sudore, ma dico delle cose di una tale banalità che io penso che gente della generazione dei nostri nonni direbbe: ma come vai in giro a dire queste robe? I nostri nonni rimane a casa, dici, delle cose ovvie, e invece sono cose strepitose per voi, perché non è dato. E allora questo è un problema. Certo che non puoi prendertela con il maestro, ma perché te la devi prendere col maestro? Il maestro c'ha il suo carattere. Cos'è? Standard. C'è il maestro tremendo, c'è il maestro dolce, c'è il maestro ironico, c'è il maestro che non sa niente, c'è anche quello che non sa niente, che non si sa perché è a scuola. Ma è interessante che ci sia uno, per anche essere ignoranti, è interessante. Il mio, per esempio, il mio bidello era uno che commerciava in Clinton. Aveva, non è che fosse un intellettuale raffinato, aveva sta roba che era anche un po', insomma, non era proprio legale, diciamo. Cioè, però io ho appreso molte cose da lui, perché non c'è sempre bisogno, no? Poi anche una persona molto semplice, magari c'ha quattro parole che ti incantano, ma perché no? In una scuola ci deve essere un po' di tutto. No, era bellissimo, questo qua signore era un signore molto interessante. Infatti io andavo fuori dalla scuola, dalla classe, per incontrare il bidello. Perché era, quando uno dice no, quello lì è un fuori classe, cosa vuol dire? Vuol dire che è stato fuori dalla classe. Se no non lo chiamano fuori classe, no? No, non è una battutona, è che da fuori capisci dentro. Osservando, vedendo lei che va alle Olimpiadi, prendo il coraggio di fare qualcosa che fa anche lei. Mi spiego? Lei è maestra anche inconsapevolmente, ma io lo capisco da fuori, non è che devo sempre entrare dentro. È un sacrificio quello di essere fuori e di capire come mai quello lì è più bravo di me. Ma come si gioca a tennis? Giocando con racchetta a palle? No, giocando con uno che è molto più bravo di te e non vedi la pallina. Dagli, forse invece che 6-0, 6-0, finisce 6-1, 6-1. È da lì che cominci. Ma dico delle cose evidenti, perché noi scegliamole sempre, dobbiamo sempre fare il confronto con le cose peggio, no? Ah, perché ci sono altri paesi che sono messi peggio con la sanità, ma ci sarà anche qualcuno che è messo meglio? Ah, qualcuno è messo peggio con la scuola, ho capito io, ci sarà anche qualcosa di meglio. Ma perché non andiamo a cercare il meglio per capire perché quella cosa funziona? Ma scusate, la Montessori è stata un esempio nel mondo, sì o no? Sì, nel mondo. Avrà fatto qualcosa? Sì. Come? In tanti modi l'ha fatto, principalmente capendo che il gioco era fondamentale per crescere i figli. Allora, forse oggi, 100 anni esatti dopo Maria Montessori, 100 anni sono passati, dovremmo imparare qualcosa da Maria Montessori. Per esempio, che il gioco è importante. Ah, dicevo, sapevo anche. Ah sì, perché fare scrollare su una cosa è un gioco. Vuol dire non aver capito che cos'è un gioco. Il gioco è foglione bianco e... Spero che nella scuola che io ebbi la buona idea di venire con lei quella volta, giochino, colorino la carta o no? Se uno fa una PEC, che sarebbe un'immagine cerebrale in funzione, e fai vedere cosa si muove nell'encefalo quando tu scrolli e cosa si muove quando tu riempi di colore un grande foglio. Capisci la differenza?
perché allora a Natale compriamo la tecnologia e non i colori? Perché? Costano anche di meno i colori. Quindi si anche risparmierebbe, però è chiaro che la tecnologia fa da balia, è la tua babysitter. Stanno più zitti, lo si vede nei ristoranti. Ci sono dei genitori che a un certo punto, quando un bambino che ha 2 o 3 anni comincia, cosa inaudita, alle 11:30 a piangere, è una roba tremenda, non dovrebbero i bambini fare queste cose. Perché come si permettono di essere stanchi? È una cosa veramente terribile, se ci pensate bene. Infatti sono per quello che sono terribili i bambini. E cosa fai? Li addormenti. Come? Tiri fuori l'iPad, gioca, amore, amore mio. Io e papà facciamo seratona. Perché dobbiamo ancora fare l'una di notte? Questo c'è un dolore finché non viene soppresso mentalmente. Allora, è un problema fare questo? Lo chiedo, è un problema? Perché non eleggiamo l'infanzia a centro del nostro progetto culturale e collettivo? Perché non lo facciamo? Io guarda, una volta ad Amsterdam, scesi abbastanza presto in albergo e c'era la concierge, la cosa. Io ho visto una scaletta di legno, era una scaletta di legno attaccata al bancone dell'albergo, va bene? E non riuscivo a capire come mai una scaletta fosse lì, e gliel'ho chiesto, e lui mi ha guardato come dire, vabbè, se non, lei non capisce questo, dice, per i bambini. E dico, ma perché i bambini devono salire la scaletta? Perché vogliono sapere cosa fa papà quando paga. Per noi è una cosa complicatissima, perché tu non devi sapere, tu non devi essere messo a conoscenza. Pensa a quel bambino che va su fino a vedere cosa succede, papà che tira fuori la carta di credito, papà che fa, così gli dice, cosa hai fatto papà? Ho pagato la camera, perché la camera costa. Anzi, questo posto qui costa anche più di quell'altra betola là. E comincia a capire cos'è la vita. È un problema per voi? Evidentemente sì. Avete mai visto un albergo con la scaletta? No, ci vuole tanto, basta con qualsiasi falegname te la fa. È un modo per dire a quel bambino, entra nella vita, fai domande, entra nel nostro mistero. Questo sarebbe una cosa copernicana, è fondamentale. In Olanda, io non ce l'ho con l'Olanda perché c'hanno tanti difetti, però è una cosa interessante, c'è un giorno, noi abbiamo fatto i giorni per tutti, per papà, la mamma, la nonna, la zia, la suocera, c'è un giorno sul calendario per chiunque, non per i bambini. In Olanda c'è un giorno per i bambini e in quel giorno lì i bambini comandano. È bellissimo, comandano. Girano. Voi non ci crederete, ci sono dei bambini che girano in bicicletta. Qua sarebbe impensabile. Perché? Perché è così, è bellissimo. Chi vuole insegnare ai bambini in bicicletta deve andare davanti, il bambino dietro. Avete mai visto un genitore che ha il bambino dietro? No. Lo metti davanti e poi dici, freno, deficiente, cretino! Perché è bellissimo crescere con dei genitori che pensano che tu sei idiota totale. È una cosa meravigliosa, no? E perché gli fate lo zainetto? Se ridete tanto, perché gli fate lo zainetto? Mai capito. Per uccidere un figlio. È evidente, no? Perché gli dobbiamo noi fare lo zainetto? Perché loro non sono capaci? E come mai? Noi siamo così intelligenti e loro sono così stupidi. Ma che strano. Io non ho mai visto qualcuno che abbia fatto qualcosa essendo stato aiutato. Ce la fai. Lo zainetto, ce la fai. Basta. Scordi il vocabolario, non so cosa farci. Ma perché ti devo aiutare? Sei intelligente, quindi non ti aiuto. Complicato? Molto complicato. Provate a farlo. Chiudo con una cosa strepitosa che mi ha detto una mamma molto addolorata.
fu una cosa meravigliosa. Alla fine mi ha detto, io ho detto a mio figlio, io più che l'amore non posso. Mamma mia, provate a declinare questa semplice frase. È fantastica. Io più che l'amore non posso. Quindi non ti do 50 euro. T'arrangi? Mi spiace anche, scusi per lo spritz, per tutte queste robe qua, però non te lo pago io, vai a fare il cameriere, te lo paghi tu. È un principio educativo. Scusate, non siamo cavalieri serventi. È un principio educativo. Vuoi la vita, te la guadagni. Così crescerai. Se no rimarrai. Il problema non è dire ai ragazzi che un obiettivo è troppo alto per loro, ma è il contrario, è dire che quell'obiettivo è troppo basso e troppo facilmente lo troverai. Questa è la cosa. Cercate la luna, cercate le cose, ispiratevi, fate sì che i vostri figli crescano, non si adattino alla mediocrità, al tutto facile, al tutto ovvio, al tutto scontato, al tutto dovuto. Sembreranno retoriche queste frasi, lo so, ma non so che cos'altro dire. Più che l'amore non posso. Cosa vuoi? L'amore, basta. Le scarpe, vedi un po'? Non so, non credo che le comprerò. Perché? Perché ho dato amore, basta, no. Pensa quanto si risparmia, pensa quanto si risparmia. È una cosa meravigliosa. E ci hanno messo tanto amore e anche tanta visione. Qui chiamo la Paola Roma, quando è stato realizzato questo asilo, appunto nido, qui a Ponte di Piave. Chiedo alla regia se manda la scheda numero 16. E così chiudiamo questa serata raccontando un episodio virtuoso di Ponte di Piave. Paola, se vuoi aggiungere qualcosa e vuoi eventualmente anche chiedere al professore qualcosa. Ma professore, io credo che mi siedo, perché in questo caso vorrei essere una delle persone che sono qui sedute, perché qui stasera non ci sono solo le amministrazioni, le insegnanti, i genitori, alcuni ragazzi, ma ci sono anche delle presenze di alcuni sacerdoti che fanno gli insegnanti, e insomma una comunità che insieme è venuta qui, degli imprenditori non solo del mondo agricolo ma anche dell'industria, dell'artigianato, e siamo un po' tutti quanti con una perplessità, con una domanda che magari tu professore non riuscirai a dare una risposta, ma credo che una riflessione vada fatta. Abbiamo il mondo della medicina che ci ha parlato, e abbiamo delle situazioni in cui, quando abbiamo vissuto all'interno di una comunità, e tutti quanti siamo nati in una comunità, siamo nati in una situazione in cui anche le forze dell'ordine che sono qui stasera, i volontari che ci hanno dato una mano per organizzare tutta la serata, ognuno di noi ha messo un qualcosa, e quando vedeva che un qualcosa non funzionava in qualcuno, alzava non tanto la voce, ma parlava con qualcuno e diceva: ma secondo te va tutto bene? E si prendeva cura e carico di quella persona che in quella comunità, in quel momento, viveva un determinato disagio. Col passare del tempo però, magari il cambiamento, le situazioni che si sono avvicendate, non sempre qualcuno, e non parlo solo delle agenzie educative, e quindi parlo dell'allenatore, parlo dell'insegnante, parlo anche dell'amministratore, si prende cura e carico di dire: aspetta che forse posso dire a qualcuno qualcosa per cercare di aiutare questa persona. Allora forse la domanda, visto che siamo qua tutti quanti insieme e che stiamo vivendo adesso questo momento, credo che sia il cosa ognuno di noi può fare nel suo piccolo per cercare di prendersi cura e carico di non sentirsi sordo quando qualcuno magari non dice che ha bisogno di aiuto, ma magari lo nota in altre modalità. Guardi,
Le rispondo in un secondo con un'immagine di tanto tempo fa. Le persone non più giovani si ricorderanno forse di chi è stato il maestro Manzi. Maestro Manzi è stato un maestro, scuola credo elementare, che è famosissimo in questo paese perché aveva fatto una trasmissione che si chiamava Non è mai troppo tardi, che è stata la trasmissione fondamentale per una crescita culturale contro l'analfabetismo che all'epoca, sto parlando degli anni 60. Bene, c'è un piccolo filmato in cui questo signore è in una scuola elementare e c'è una bambina in difficoltà, una bambina che cammina male. E ci sono delle scale da fare. Una bambina piccola. Cosa avrebbe fatto? Chiunque l'avrebbe presa in braccio. Lui cosa ha fatto? Le ha dato una mano. Questo semplice gesto. Questo è l'educazione. Ti do una mano, piano piano, saliamo. Ci mettiamo molto di più, ma tu imparerai che ce la puoi fare. Questo è un maestro. Gli altri non lo sono. Questo fa crescere. Gli altri abbattono. Questo è cosa dobbiamo fare. Quindi non ci si deve vergognare di non saper fare bene le scale. Anzi, bisogna chiedere di essere aiutati, non sollevati, aiutati. Una cosa molto diversa. Lui sapeva educare. Forse ci siamo scordati di questa fatica dell'educatore. Allora, siamo veramente in chiusura. Faccio veramente questo abboccamento chiedendovi se c'è qualcuno che vuole fare una domanda in più, però insomma il professore è qui e tra l'altro grazie alla libreria Becco Giallo ci sono anche le copie del suo ultimo lavoro, quindi poi chi avesse piacere di avere un autografo dal professore, ecco, lo potrà avere. Paola, io direi che siamo in chiusura, possiamo innanzitutto ringraziare i nostri relatori, i nostri specialisti del Centro di Medicina, dottoressa Patelli e dottor Favretto, anche con un applauso, il professor Paolo Crepè, mattatore della serata, senza dubbio. Però Paola, vieni qui con me perché so che tu hai pensato, per chiudere in bellezza questa serata, un fuori programma che sa un po' di carambata, no? Però oggi è anche un giorno, insomma qualcuno lo ha detto, l'ha spoilerato prima, e c'è un compleanno da festeggiare. Non voglio rubare però la parola a te perché so che ci tieni moltissimo. Sì, allora Marco, io credo che sia importante intanto fare un applauso a tutti i volontari, e qui intendo il gruppo Insieme, intendo anche tutti i volontari della cantina, la nostra polizia locale, tutti quelli che hanno permesso in sicurezza di fare la giornata di oggi. In più ringrazio anche il signor Renato Bozzon, per cui chiedo un applauso, che è dei nostri carabinieri in congedo, che è sempre presente per consentire anche questo tipo di intervento, e soprattutto anche per la nostra sicurezza, la Croce Azzurra Onlus, e ringrazio il presidente Giorgio Bredariol che è qui con noi, che ha permesso la sicurezza in questa serata. Lo dicevi giusto, professore, questa sera abbiamo gli amministratori. Io chiedo agli assessori e sindaci e consiglieri presenti in sala di venire qui assieme a me. L'avevamo annunciata, quindi velocemente assessori, consiglieri presenti si uniscono a noi, possono anche mettersi qui al centro, quindi prego passare avanti, passare al centro. A questo punto chiedo anche ai nostri ospiti di alzarsi in piedi insieme a noi, che così ci uniamo. Allora chiedo al direttore, il dottor Luigi Vanzella, assieme al presidente della cantina, di venire qui assieme a me, assieme a Sergio. E professore, una comunità è fatta da tante persone, ce l'hai insegnato tu, e noi siamo una squadra. Una squadra di persone a disposizione per il territorio che hanno cercato in un periodo difficile di mettersi assieme, di lavorare e di provare a fare il meglio che ogni mattina
alzandoci dal letto, era quello di cercare di garantire alle persone, a questi cittadini che sono qui stasera, un qualcosa. Ognuno nel proprio ruolo, nel proprio piccolo, lasciando la propria famiglia e cercando di fare il massimo. Qui dentro stasera c'è una persona che durante quel periodo ha vissuto un periodo molto difficile, ma soprattutto non è solamente un medico, non è solamente un medico che ha fatto tanto, ma è diventato in questo periodo, e soprattutto per tutti quanti noi, uno di noi. E quindi con il presidente e il direttore della cantina e insieme a tutto il territorio che è rappresentato qui stasera dagli amministratori, vorremmo fare gli auguri e dire grazie al direttore dei servizi sociali, il dottor Roberto Rigoli. Direttore, se puoi venire un attimo. Era il tuo compleanno stasera, hai deciso di farlo qui con noi assieme alla tua famiglia e noi abbiamo pensato che al di là del medico sei uno di noi e quindi era giusto che fossi qui con noi. E in questa maniera è semplicemente per dire grazie a ognuno di voi, a ognuno di noi che durante un periodo difficile che abbiamo attraversato, e qui chiedo un grande applauso perché anche se sono in borghese sono le nostre forze dell'ordine, la nostra regione del Veneto che chiamo qui insieme e soprattutto perché ognuno nel proprio piccolo ha cercato di dare il massimo. Grazie Marco, chiamo qui assieme a noi anche il presidente della nostra banca di Monastier di Monsile, e chiamo qui assieme con noi il centro di medicina che ci ha aiutato in questa serata, ma soprattutto credo una cosa, che nel nostro lavoro di tutti i giorni, ognuno per la propria parte, i volontari per quello che stanno facendo, ma ognuno di noi sia parte di quello, professore, che hai detto, che è la comunità, e quindi il primo obbligo di ciascuno di noi è cercare di fare qualcosa insieme per tutta una comunità. Grazie per essere venuto a Ponte di Piave. E allora era quasi impossibile che Paola Roma non prendesse le redini della situazione, giustamente da padrona di casa. Allora, in favore dei fotografi, facciamo giustamente quest'ultima foto. Chiedo anche al presidente della Serenissima Mutua di unirsi, quindi diventa anche un po' un quadretto di chiusura di questa bellissima serata, di questo bellissimo incontro. Ringraziamo di cuore il professor Crepé per aver accettato il nostro invito, di averci aiutati nello sviscerare questo tema molto importante legato alla fiducia. E continuo sull'onda del sindaco appunto di Ponte di Piave nel ringraziare veramente di cuore dalla polizia locale di Ponte di Piave, al gruppo Insieme Luciana e Mario, al personale della cantina Viticoltori Ponte, alla Croce Azzurra Onlus appunto qui presente anche con Giorgio Bredariol, il signor Renato Pozzobondi, carabinieri in congedo, le colleghe e i colleghi di Centro di Medicina che hanno collaborato fattivamente a realizzare questa serata. A tutti voi, non lasciateci però, qui siamo in cantina, prima di aver appunto consumato un po' di questo aperitivo che il presidente e il direttore della cantina ci hanno voluto organizzare. E quindi un grazie di cuore, scendiamo ordinatamente, qui abbiamo i libri del professor Crepé e in più l'aperitivo della cantina. Grazie a tutti e buona continuazione.
Oggi siamo qui a ricordare l'importanza della prevenzione e della prevenzione precoce, sicuramente. Il tumore al seno purtroppo colpisce sempre più donne e sempre più in giovane età. Non possiamo fidarci assolutamente solo allo screening, diciamo, dei 50 anni. Bisogna pensarci prima, bisogna volersi bene e pensare che un semplice esame ci può salvare la vita. Mi fa molto piacere, in qualità di donna e in qualità anche di vicepresidente della provincia di Treviso, sapere che nel nostro territorio ci sono centri di medicina che hanno al loro interno macchinari all'avanguardia per la prevenzione e la cura del tumore al seno. Interventi come quello di oggi sono interventi che permettono ai nostri cittadini, alle persone, di essere davvero prese in cura ed avere un abito perfetto e costruito per ogni soggetto. Allora invito tutti i cittadini, anzi in questo caso le nostre concittadine, ad fare un'ampia attività di prevenzione, perché come ci è stato sempre spiegato, qualsiasi problema preso sul nascere viene ridotto e risolto in modo molto più rapido e più efficace. I dispositivi della diagnostica sono essenziali per una opportuna e necessaria prevenzione. Ho scelto una banca che lavora per lo sviluppo della mia comunità. Che sostiene le imprese come la mia. Che sa che c'è una piazza degli affari in ogni quartiere. Che reinveste tutti gli utili nel mio territorio, in cose utili per tutti. E arriva dove gli altri non arrivano. Siamo la più grande rete italiana di banche di credito cooperativo. Oggi lavoriamo insieme per guardare al futuro